mettiamo così. Si sente l'audio, no? Prova, prova, vediamo. Sì, si sente. O partiamo direttamente così, o partiamo così. No, aspetta, così. No, aspetta. No, facciamo la intro, dai. No, volevo dire. Andiamo. Aspetta, com'era? No, così. No, così. No, comunque, aspetta. Era così. Aspetta, come cazzo? Così, così, no, era di qua, era così, così, va benissimo, dai, allora, prima, ciao Massimo, ciao Mannillo, ciao Breakingstorm. Ciao Raggi Rice. Poi Oidaro. Ciao Angeluselli. Ciao 00. E Cincumbini. Mi hanno dato questa PS4. Che non distruggo. Perché l'altro alla fine l'ho distrutta. Vediamo cosa mi ha dato nella borsetta qua. Vediamo. Mi ha dato un joystick. Ciao Federico Pizzo, come stai? Quanti anni hai? Da dove scrivi? Il cavo HDMI e il cavo della 220. Federico. Federico. Federico, Federico, Federico. Vediamo intanto quante persone ci sono. 25 spettatori. Che magliettina è? Eccola. Aspetta, devo andare su coso. Siamo a 27 persone. Avvisatemi quando siamo 30 che inizio a fare già qualcosa. Grazie, l'ho presa. Che marca è? Vediamo. Ah, proprio, guarda, proprio della Play. Ah, questa al coso l'ho presa. Al GameStop. L'unica cosa che ho comprato al GameStop è stata la maglietta. E ho preso questo. Questo qua. Guarda che bello. Aspetta, adesso a fuoco mi avvicino io insieme a lui. Così ci mettiamo in tambi. Vabbè, facciamo così. Ma perché nel gruppo Telegram è attivato la modalità lenta? Perché quando sono in live faccio come Paolo Chiavetaro, che lui la disattiva proprio, ha messa modalità lenta. Comunque, do un pugno a Goku e lo divido in due. Così è. Però vabbè, diciamo, facciamo l'onda sferica. Lo passa attraverso. Avrà cacato. Comunque, ma che bello. Mettiamolo tipo così. Aspetta, ecco, guardate così che bello. Ci si sente anche su Discord, insieme a chi può? Un gruppo Telegram. Ok, il famoso Cacciavite e Cristo. Quello a croce. Comunque, ah, da Palermo? Anzi, da Palermo. Guardate qui. Guardate che bello. Comunque, si vede più chiaro nella webcam. Qui lo vedo più rosa. Comunque, vabbè, che cazzo me ne frego. C'è da sistemare un po' i colori. Comunque, andiamo sul frontale. Mettiamolo qua. Allora, Marcello, alta donna. 1, 2, 3, 4, 5. 5 scudetti di YouTube. Ti recupero dopo esco. Buona riparazione fra. Ciao 00. Che poi vabbè. Se mi dici un nome magari anziché dire 00. Più bello. Comunque è una bella action figure. Quella sì. Sto prendendo quella Goku piccolo che aveva il bastone in mano. Ma la faccia non mi piaceva. Non era fedele quanto è fedele questa. Questa già è meglio, vedi? Molto più bella questa. Ciao Davide Zorzi, bentornato. Molto bella quell'action. L'ho letto comunque. Ah, tutti e due hanno scritto lo stesso messaggio. Toppe. Andiamo a vedere un altro su Telegram. Allora, Depinco si è unito al link. Aspetta, vediamo chi si è unito su Discord. Pietro. Depinco dove sta? Due gruppi in comune. Ah, ok.
Pietro e su Teraflop hardware offerte gruppo ufficiale Giosimo 89. Avete visto quando entrate su Telegram cosa succede? Angelo Selli, vediamo. Perché non si sente l'audio? Giusimo, ma come mai se il gruppo mi vede questo timer che va alla rovescia e non mi fa più scrivere? Fatto io. Strano. Ma che ti sono Fatto modifiche? a tutti. Durante la live, in che cazzo sto scrivendo? Ho scritto dur quam te at tutti, ho scritto, vabbè. Comunque, Angelo è a posto, comunque, leggiamo i messaggi. Cosa si fa stasera? Ciao, sono io, mi conosci? Sono io, mi conosci? Grande Giusimo, FCV Blog, Pimi. Ah sì, aspetta, fammi vedere. Allora, dov'è Telegram? Aspetta, che cazzo ho aperto qua? Dove cazzo è Telegram? Ah, Madonna. De Pinco, Pietro. Dovrà essere De Pinco. Pimino. Pietro, Pietro mi. Pietro dovresti essere. P di Pietro. Ah, sì, è la stessa foto. Ah, ok. Ah, ti avevo visto anche in altri gruppi. Ah, mi ricordo, una volta ho visto questa foto che c'hai su Telegram, ho detto, ma è possibile che mi ha commentato questo Pietro? Sì, ti ho associato. Ciao Gianluca, M85. M85 cos'è? Un'arma? Ah, è vero, il mouse che mi hai mandato. E che poi ti ho fatto entrare nel Telegram di Gazinet, nel Discord di Gazinet, e tu hai messo un commento, hai scritto, mi hanno invitato. È ancora rimasto quel commento, mi sa. Gabri Re di 64. Ah, ok. Devo togliere. Lo vorrò fare quel cazzo di mouse là. Infatti, ci siamo sentiti l'ultima volta che c'erano dei file. L'altro era fix. Era più corretto, non mi ricordo. Mo' che mi sistemo bene con la stampante. Perché tanto sto facendo delle stampe. Quello quasi finite. Passo su quello perché comunque voglio fare un mouse e lo voglio fare. Hola, mitico. Mi è mitico, mo'. Non era una domanda. Dopo ho scritto. Ah, ok, mi conosce. Ah, ho capito. Ho capito. Preferisci gli LCD o i CRT? Io i CRT. Allora, dipende dall'uso. Ovviamente, se sto in casa e mi devo guardare la televisione, sinceramente, io preferisco un CRT a guardarmi un film perché mi piace guardare un film su CRT. Io ne ho uno lì che devo riparare. Eccolo. Uno lì che devo riparare. Praticamente, ho fatto una live tipo sistema in un bunker. Era accesa e si è spenta. L'ho smontata e allora accesa è andata. L'ho portata a Comofan, minchia, non si è più accesa. E ho fatto una scommessa con uno, ho detto che secondo me se non si accende è un condensatore interrotto, neanche in perdita. E lì un'altra miver che devo cambiare il condensatore che a volte si accende, a volte no. E quando si scalda si accende, quella è bella grande, è una 28 pollici. Ciao Stefano, Parravicini. Allora. Vediamo quante persone siamo arrivate, che iniziamo già, 36 spettatori, possiamo già iniziare a smontare qualcosa, cioè, tanto a parte che se, no, aspetta, qua, sì, qua, praticamente, Adriano, e poi Adriano, allora, se non so se vi ricordate un video particolare, i miei varano sempre immortali, più che altro si possono riparare, allora, dov'era, qua, allora, tanto tempo fa avevo fatto una riparazione su questo Pioneer. E praticamente si vede ancora la riparazione. Vai Stefano, fammi la domanda. Avevo fatto una riparazione che praticamente aveva due diodi di questi qua che vanno in parallelo. Questo per aumentare l'amperaggio. In corto, in più avevo cambiato questo condensatore qua. Se non era quello. Sì, questo qua, questo blu che vedete, era. Ciao, Somone. Ciao, Marcello. Posso farti una domanda? Ho risposto sì. E quindi avevo fatto questo video qua che all'epoca volevo sì mettere le cose nuove, però avevo comprato questi due diodi nuovi e questi due li avevo lasciati, SMD li avevo lasciati originali. Però per farvi capire, anche se non ce l'avevo SMD, abbiamo preso il codice di questo qua e li abbiamo messi normali. Però adesso il problema che fa questo qui, questo Pioneer, è l'attacco all'alimentazione. Appena lo accendi, boom, si spegne subito. Non mantiene neanche un istante. Infatti, ora ve lo faccio vedere. Io credo che
secondo me va in protezione perché i finali sono interrotti oppure mezzi fottuti. Allora, guardate. Vediamo se si vede. Per farvi capire, ciao Alberto Margherita, ne ho venduto 3 uguali di questi. On, ecco qua, guardate la spia on. No, aspettate, che cazzo fa? Lampeggia, mo. Non è che se mo si accende. Adesso si accende e lampeggia on qui. Vede, lampeggia on. Può darsi che lampeggia on proprio perché. Vediamo un attimo se si apre il disco. Dov'è il telecomando? Eccolo qua. Vediamo cosa se risponde l'input, giusto per curiosità, eh. Ma si è acceso? Allora. No, vabbè, allora. Ma le viti dove le ho messe? Che le avevo buttate qua dentro e poi. Ah, stanno lì. Cazzo, si accende. No, aspetta, mi sa che si è spento però. Ma è scemo sta cosa qua. Io ho una PlayStation 2 Slim con ingresso dell'alimentatore che non rimane mai acceso, ogni cosa posso fare? E basta che la smonti da sotto, saldatore, stagno, rifai le saldature ed è semplicissimo. Ne ho comprata una a 15 euro, che diceva che no, non funzionava, non rimaneva accesa tanti anni fa. 15 euro, modificate tutto, che dovrei avere anche qui, è quella con lo stampino laterale che è la modifica, però chissà dove cazzo stanno tutte le PlayStation 2, stanno qua sopra, ma penso che non, ci sia, che non è quella. No, è acceso sto coglione qua. Vabbè, meglio. E praticamente basta che rifai le saldature. Se non ha lo saldatore o lo stagno, prendi un accendino, lo prendi in un cacciavite, oppure se hai il fornelletto a casa, oppure l'accendino, puoi fare con l'accendino. Prendi l'alimentatore, la scheda dove c'è il connettore dell'ingresso dell'alimentazione, metti la scheda così, appendi l'accendino e mettigli fuoco sotto, piano piano. Io avevo un laser, quello che uso al lavoro, che praticamente muovevi e si muoveva la testa del laser, quindi accendeva e spegneva. Stavo lì dal cliente, ho preso il cacciavite, l'ho smontato, ho preso con l'accendino, ho scaldato la saldatura e si è rifatta la saldatura e ha funzionato. Cioè con l'accendino l'ho fatta, la saldatura con l'accendino, quindi se non hai saldatore potresti fare anche così, perché non credo che aver rovinare qualcosa, perché comunque se non è che ti mette la fiamma vicina, giusto per scaldare un po' lo stagno, per ricollegarlo, perché sicuramente sarà qualche saldatura che si è crepata. Quindi potresti fare anche così. Ti seguo un po', ma non tutti i video perché c'è mio vlog con le sue live e riprese pazze, mi fa morire un abbraccio. Ti seguo da un po', ma non tutti i video perché c'è mio vlog. Allora, senti, ti modifico il messaggio. Ti seguo da un po', ma non guardo tutti i tuoi video perché già ho poco tempo. Poi preferisco guardare quelli di mio vlog perché ovviamente porta contenuti molto più belli e perché lui è un pazzo scatenato e quindi mi fa morire dal ridere. E no. Tu, anche poco poco, e quindi qualche video lo guardo. Quindi secondo me è quello che volevi dire. Ciao Giuseppe, il Commodore 64 l'ho trovato, ma manca lo scarpone. Pian piano troverò tutto. Lo scarpone. Vabbè, come mi scrivi su Telegram? Stefano, la PS2 si apre facile, infatti. Si è riparato da solo il Pioneer. Che cazzo ne so, me l'ha dato che non andavo. Infatti l'ho provato pure io, si accendeva e si spegneva. Accendino, sì, con l'accendino ho fatto quella riparazione. Il paio non l'ha riparato guardandolo, bravo. Bravo Peppi, grazie. Tutti mi scrivono buonasera, grande Simo perché l'ho riparato solamente. Ti chiamo sempre Simone invece di Giuseppe. Mannaggia. Sì, Simo sta a Simone. No, sta. Sta. Che cazzo. Sì, ma da MV Blog non ti insegna niente. Da te imparano molte cose. Allora. MV Blog devi guardare i video sulle riparazioni,
perché lui da lì impari qualcosa. Alcuni video non impari niente, però se guardi bene riesci sempre a trovare quel qualcosa, dire minchia, minchia, non lo sapevo. Cioè, impari sempre qualcosa, non per forza devi imparare su delle riparazioni. Cioè, non è uno. Lui fa video dove insegna, non si dice impara perché tu impari, uno insegna, insegna qualcosa. Tu devi trarre dai video le parti che magari. Cioè, nel senso, c'è cioè le parti divertenti e le parti dove ti insegna qualcosa. Lui magari non se ne rende conto, però qualcosa c'è. In quei pochi video dove magari fa un video, che ne so, fa un video sulla recensione della stampante 3D. Però tu, se hai una stampante 3D, lui già qualcosa in quel video te lo insegna. Ma poi, siccome lui fa le cose in diretta, anche se sono dei video, fa le cose in diretta, non le prepara prima. Quindi qualsiasi intoppo, qualsiasi cosa le capitano a lui in modo tale che non capitano a noi. Ma è difficile dare una spiegazione perché ogni video che fa è diverso uno dall'altro. Non sa manco lui quando fa una ripresa, non sa quando inizia, non sa come finisce, non sa come il video in fase di montaggio video, poi quello che esce, mette dentro le parti ovviamente che servono, le parti mute non le mette proprio. Ovviamente poi un minimo il video andrebbe preparato perché sennò poi dura ore e ore e ore e uno non lo guarda un più di 8 minuti un video. Quindi da ogni video impari qualcosa. Tipo, cosa abbiamo imparato? Facciamo finta che adesso devo fare un video sulle riparazioni di questo, no? Che cosa abbiamo imparato? Che solamente a prenderlo non ho fatto niente, niente, solamente con lo sguardo si è riparato. Abbiamo imparato come riparare chiamiamolo amplificatore, un hi-fi, diciamo, solo guardandolo. Comunque. E ok, grazie, tranquillo, è stato d'autore, sono fan di MVVlog, sei grande, grazie. Allora, lo scarpone, l'alimentatore. Ah, sì, non ti fidare di quelli, dovrò fare un video anch'io sulla riparazione di un Coma 64 e devo vedere che tipo di alimentatore mettere, perché ce n'è uno su internet che ha le 12 volt. Madonna, fammi spegnere il cellulare, va. E alle 12 volt, adesso non posso rispondere Giuseppe, poi ti rispondo. E 9 volt alternate dovrebbe avere 5 volt, comunque si potrebbe creare un alimentatore più affidabile di quello, perché dicono che quegli alimentatori possono sfondare il Commodore. Quindi, sì, ma ok. Allora, viene chiamato così, alimentatore. Ah, lo scarpone, non lo sapevo. Lo scarpone è l'alimentatore del Commodore 64. Ti volevo chiedere, fa riparazioni di notebook? Al laboratorio assembler le fa. Io le ho fatte per qualche mio collega, per qualche mio amico, giusto per dire, ma se poi non te lo riparo non mi rompere il cazzo, quindi. Cioè, no, a te, ai miei colleghi, non posso permettere a un'altra persona di fare una riparazione, poi faccio danni come ho fatto sulla PlayStation 4, quindi basta cose per gli altri perché poi magari mi metto pure nella merda. Ho una PS3 slim e bloccata e non riesco a caricare in firmware. Secondo te cosa potrei fare? E dipende perché non riesci a caricarlo. Perché in teoria, con una chiavetta fatta 32 e che mettendo il file dentro, update, la cartella update, all'interno della cartella update ci devi mettere il firmware che scarichi da internet. Accendi la PlayStation, forse tenendola premuta, o forse accendendola normale, riconosce l'USB e si installa il software. Magari per essere più tranquillo, prendi l'hard disk, lo stacchi, lo metti nel computer, te lo formatti e te lo metti già vuoto, così lei va a cercare a priori un software nella chiavetta USB. Perché può darsi che se un software cede, è mezzo corrotto, magari se lo sente che è mezzo corrotto e fa fatica ad avviarsi. Quindi io una volta mi ricordo di averla proprio totalmente formattata e ho installato direttamente così. Cambia hard disk, mi dice lui. È troppo figo sto amplificatore. Sul display vi utilizza anche il video e solo per le informazioni. Sì, solamente per le informazioni. Ho già fatto, ma niente. Marcello, ho una PS3. Ah, ok, fatto come ho detto io, no. Modalità recovery, o magari si entra in modalità recovery. Credo che il Pioneer sia un sinto amplificatore con lettore CD. Non so se l'altra volta Massimo che sei venuto te l'ho fatto vedere, però mi sa che forse l'avevamo acceso insieme e non si accendeva. Vediamo, scusa un attimo. E potessi pure qualche condensatore che sta andando a fare in culo e quindi a volte magari funziona, a volte no. E secondo me magari potrà essere la ESR. Vediamo adesso invece. Potessi pure che ho qualche saldatura a freddo, eh. Sull'alimentatore è vero, sì, perché forse qualche saldatura qua sulla parte di alimentazione la vedo un po' crepata, però non ho visto quella di qua. Però vedi che adesso si accende. Vediamo un attimo se vogliamo fare delle prove un attimo, eh.
Ma per esempio rimane bloccato. Perché rimane bloccato? Ah no, è acceso. Dovrò provare più volte. Update fallo tramite USB. L'ultima versione è la 489. Minchia. I miei canali preferiti sono MVVlog, Giusimo89, Daniele Tantaglia, Survival Hacking, MD69, Luke74, Laboratorio Assembler, Bebolab, Video da Cani, Matteo Rossi, Psycho93. Poi devo andare a vedere un attimo su internet, perché poi magari se non vado a leggere su internet qualcuno si offende. Arrangiatevi, V Pascal. Allora, li leggo tutti, aspettate, se no magari qualcuno dice no, non mi hai menzionato. Andiamo nella lista dei canali. No, nella lista dei canali sono. Così facciamo prima. Prendiamo un video, ultimo che ho caricato. Ma perché mi apre i video di Tamura? Chi è sto Tamura? Ah, ma io devo andare qua. Apro qua. Peraisa, perché è l'ultimo che ho taggato. Allora, andiamo a vedere. Altro. Survival Hugging, Piera Isa, DJ Polystation, MCP90, Eddie Creation, MVVlog, Psycho93, volevo dire MVVlog fuso con Psycho, stavo uscendo MVPsycho93, Matteo Rossi, Gianluca Bocci, TVVST, Jester Society, Vari De Giardino, Bonitech, MV Hardware, Studio Tech, DJ Galaxy 88, Francesco Saraca, Giusimo89 secondo canale, Dè della Notte. Poi mancano parecchi canali qua. Mancano parecchi canali. Avrò messo qualche. Ah, boh, Inverter Clima, Video da Cani, Laboratorio Assembler, Gianluca Bocce, MMD Debian, Audio Fixit, Nicotisti, Studio E-Tech, Beyond Billiards, Palo Chiavetor, e poi magari ci sono tanti altri, Bungel Tube, Vernimark, Sadditech, MD69, VPro Audio, Luigi Di Donato. Sto guardando gli iscritti. Computer Museo, 67 Lab, il Prova Cose, The Lost Cinico, Tisti Extra, Daniele Tartaglia, Techmon, Facco 75, Archeologia Informatica, Fra 96, Rulof, The Retro Game World, FBF, Frame by, non mi ricordo, Frame Video, Elettronica Informatica, Studio High Tech, Laboratorio Assembler, Game Tech Use, Cosmo Channel, Lecce Football Fan, Retro Campus, Alino Channel, Lecce Unica More, Retro Hardware, El Moped, Super Jet, Tutto Elettronica, Stock Droid, Teccare e tutti quelli che ci sono. Minchia, sono troppi quei canali dove sono iscritto. Comunque, sta andando, sta. Io l'ho spento, non mi ricordo. È grave. Devo andare a vedere la live. Vabbè, comunque. E come lampeggia di nuovo, non si accende, vedi? Sì, qualche cazzo ce l'ha sta cosa qua. Senti, mi devo rivedere le saldature e fare accendi e spegni, e secondo me mi devo controllare qualche condensatore qua. A vista sono tutti interi, però non vada, non vedi, non si accende più. Proviamo col telecomando, vediamo. Allora, dove siamo rimasti? Sul sito della Sony spiega tutto. Aspetta un attimo, io qualche commento l'ho perso. I miei canali preferiti. Ah, ok, sono rimasto là, non ho capito bene. Hai qualche riparatore bravo da suggerirmi? Laboratorio Assembler. Piera Isa, Psycho93, Piera Isa è un mostro. Buonasera Giuseppe, ciao Daniele, come stai? Ma è leggero sto Pioneer. O sei tu che sei sovrumano? Mi sta facendo un po' male. Ci devi fare un listino. E buonasera Giusimo, ricordi di toccare la massa. Qui non la tocco perché sennò mi zicco la corrente. Questi Sinto sono tutti pazzerelli, pure il mio che ogni tanto lo fa, fatto riparare 2 volte e ogni tanto ritorna il problema a freddo, a caldo, come gli pare. Magari è pure il chip che ormai non va. Premi tasto accensione, senti un beep, tieni sempre schiacciato il tasto accensione, senti un altro beep, puoi togliere il dito sul culo e riaccendi. Ciao Giuseppe, ciao Giovanni Mazza, niente, sta cazzata qua, vabbè mo. Ma io sto in Puglia, zona Lecce o Brindisi. Allora, ha detto che devi riparare che cosa? Mi sono già dimenticato. Il notebook. No, allora inverte il clima, non lo fa. Sì, si è acceso. Puglia, zona Lecce o Brindisi. Mi sa che a Maglie c'è uno che ripara. C'è uno che ripara, sì.
però altri non ne conosco. Questo qua l'abbiamo sempre fa i video su YouTube e li ripara e vai tranquillo che li ripara. Cioè, allora, io ragiono così: 10 euro con un invio fa una spedizione. Su notebook te ne esci con 12 euro. Dopo che tu spendi 12 euro, vuol dire che tu hai evitato benzina per andare a fare già 10 km se ne vanno 10 euro. Rischi e pericoli per la strada. Puoi fare altro, quindi ti consiglio di spedirlo al laboratorio assembler e poi te lo fai rispedire. Basta. Cioè, io ragiono così. Fai prima a cercare su internet che spiegano bene. Serve, ok. Un telefono sui 100-120 euro che non sia un escremento. Minchia, tutti quelli da 100-120 euro. A meno che non riesci a trovare magari un S7 Edge a quel prezzo lì, noi andiamo a parlare di telefoni usati che ancora vanno. Oppure a 100-120 euro un telefono buono, potresti vedere sull'usato un Samsung Galaxy A51 che io dovrei tenere buttato qua da qualche parte. Fa culo, niente. Tipo quelli là, devi andare a vedere, non sul nuovo, secondo me, sull'usato che ancora va bene. Ciao Simone, Mancio e me Cucco. Cucco è siciliano. Li ho visti, sì, li ho visti. iPhone 7 ricondizionato, dipende se vuole Android, no? Io parlo sempre di prendilo usato, trovi anche l'S9, vedi l'S9, l'S9 secondo me è proprio rapporto prestazioni prezzo, però secondo me l'S9 ancora lo prendi caro, eh. E poi devi vedere degli S9, mi sa che hanno pure i problemi sulle scritte che rimangono impresse. Un telefono buono a meno di 200 euro, ci sono delle Xiaomi X3, per esempio Xiaomi non li conosco. Comunque, andiamo a vedere un attimo quanti siamo, così iniziamo a smontare, perché sennò per un disco L'S8 sì, anche è buono. Dovrei avere l'S6 in giro. Ah, mi hanno dato dei telefoni qua che devo recuperare i dati. Guardate qua. Vabbè. Io vado qui dall'alto e iniziamo a smontare. Allora, elettronica fatta da te, mi ha consigliato questo qua. E anche Davide Gatti. Ovviamente, non so dove cazzo sta questo. Ah, ma cosa c'è qua? Non ho mai aperto, sapete? Ma vaffanculo, va. Buonasera Giuseppe, saluti da Trapani. Salvatore Navetta. Comprami la sabbia gratuita. Comprami la sabbia gratuita. No, qua no. Allora. Intanto, per aprire la PlayStation 4, allora, sicuramente da qua. E questa qua è immacolata, non è stata mai aperta. È un problema che praticamente, ma secondo me è pure caduta questa qua. Si accende, almeno questa si accende con l'alimentatore su originale. Ok. Penso che si sente. Il disco fa rumore così. Lui mi ha detto: dove cazzo sta il disco? Dove l'ho messo il disco di GTA? Non è che è caduto. Ok, fa così e in più dovrebbe esserci un disco dentro, perché questo non lo prende proprio, vedi? E lui mi ha detto che c'è un disco, ho detto quasi sicuro che c'è un disco dentro, a me non sembra. Il carrello che è andato, ma vediamo, intanto il disco lo devo cacciare fuori. Perché così almeno abbiamo visto che c'è qualche problema. Per smontarlo non voglio fare brutte figure e quindi andiamo con calma. Allora, intanto sicuramente dovrei togliere sta vite qua. Vediamo se l'ho preso giusto. Minchia, cosa la fai apposta? Per tirare il discorso c'è una vite. Devi vedere i rulli di espulsione disco. Ma non so ma come è fatta dentro sto qua io. Allora, vediamo. Magari è bloccato oppure chissà che cazzo ha fatto. Intanto le vite le metto qua e così sono sicuro che non le perdo. È già una cosa, una vite l'ho tolta.
Questo come si apre? Forse adesso mi serve questo. Ciao Aurora, come stai? Ah, questo è scorrevole così. Ok, questo qua l'ho rimosso. È scorrevole tipo così. Qua è scorrevole. Allora, moglie, ok, l'hard disk lo rimuovo. Tanto, che cazzo sta a fare là dentro l'hard disk? Serve a niente. Quindi tutto a posto. Vediamo se riusciamo a riparare questa PlayStation 4 che ha bisogno forse della mia mano, che non deve essere distruttiva oggi, perché a volte ho le mani che sono proprio distruttive. Il disco si rimuove così. E questo è un disk da... Non si legge un cazzo perché è tutto nascosto. Ma vaffanculo, ma no, che cazzo me ne frega di quanto è star disk. Sto qua, non si legge. Volevo intravedere qualcosa da qua, ma niente. Ok, non si apre così. Basta farlo scorrere, ma ok. Ma era già mezzo staccato. Non so chi cosa è successo, ma secondo me. E secondo me è caduta. Secondo me è caduta, sì. Sì, secondo me è caduta. Ok, comunque a schermo si vede, eh. Vabbè. E Adriano, se ci sei. Secondo me è caduta. Vabbè, a mano mia avrei fatto una modifica a 500 giga. Ok. Minima tanto quanti giga è che a me non importa. Ok, questo l'ho rimosso. Un rullo di gomma a spasso? Ci divertiremo a vedere che cosa non va. E speriamo solo quello, no? Intanto qua io con delicatezza devo rimuovere sto coso qua. A parte che gli alimentatori non vanno molto d'accordo con me. Spendo sto qua, secondo me, per toglierlo. E come l'altra PlayStation, che devo togliere le viti da qua sotto. Quindi questa qua, per aprirla. Questa qua per aprirla dovrei. No. Qua no. Però è strana sta cosa, perché. Ah sì, ecco. Uno. Due. Ah, una moneta? Può essere. Allora, vediamo un po'. Questa forse è meglio metterla così. Forse è meglio metterla così. Sì, si vede qualcosa. Allora, io questa qua l'ho messa così, no? Ah, è giusto. Questo cos'è? Cos'è sta cosa qua? Così. Buono. Niente, allora. Sono pulsanti. Ah, pulsanti meccanici sono questi qua. Ok, bravo, a posto. Minchia, non c'è niente qua dentro. Vediamo. Sì, comunque è nel lettore la cosa qua. Vorrei togliere adesso l'alimentatore, però. Non so perché, ma voglio togliere l'alimentatore. Mi sta sul cazzo. Tanto che tolgo qualche vita in più. Che cazzo cambia? Niente. Che tolgo qualche vita in più, dopo la rimetto. È buona la polvere. Devi assaggiare. Allora, vediamo se... Allora, facciamo così. In teoria è meglio se li cambia la pasta termica. Però, cazzo me ne frega. Allora... Il lettore, che dovrebbe essere anche un lettore slim, eh? Il lettore, secondo me, per toglierlo devo questa toglierla sicuro. Questa vite che c'è qua, questa pure devo togliere. Boh, vediamo. Non sempre le cose si possono riparare. Allora, questo qua pure lo rimuovo. Questo qua pure lo rimuovo. Questo dovrebbe essere del disco. Questo pure lo rimuovo. E queste sono le tre viti che vanno
sulla plastica, questo lo rimuovo, che dovrebbe essere del lettore. Ah, ecco, guardate, qualcosa sta uscendo, eh. Togliamo questi flette qui. Vediamo cosa succede. Ah, c'è anche questa. Beh, che male che c'ho. Allora, vediamo un po' cosa succede. Allora, questo qua, fammelo togliere prima che si spacca, quindi lo mettiamo da parte così e passava sotto al cavetto. Poi, secondo me sta la mia era da togliere perché un po' dà fastidio, eh. Questa qua la posso anche togliere un po' dal cazzo. E vediamo. Allora, questa qua. Ok. Non so se sto facendo giusto o se sto facendo sbagliato. Però mi dà la sensazione che, secondo me, il disco così lo sto prendendo bene. E la sensazione è giusta, eh. Cioè, ma guardate che cazzo hanno messo qua per rompere la minchia, oh. Minchia, oh, che cazzi che sono quelli della Sony, no. Oh. Effettivamente c'è un disco bloccato. Cosa succede se giro qua? Cos'è? No! No, senta! No, come stava? Così stava. Allora, devo cercare di capire questo qua. Lo tolgo perché tanto non, per adesso non serve. Il disco l'ho cacciato, l'ho spinto da qua così. Effettivamente c'era un disco bloccato. FIFA 18. Devi togliere il blocco a scheda madre di simulatore. Il bello, sai cos'è? Che smonto senza conoscere nulla. Quindi, questo è quello che spinge il disco. Cos'è quella cosa? Cos'è? Sì, secondo me devo smontarla tutta. Mo la smonto tutta. Se mi dici ciao Diego, ciao DJ PlayStation, metti il link del tuo canale così si iscrivono. Dimmi che se al massimo io inizio Kelly Valentino pezzi. Però ragione, così è più appassionante. Infatti, di rullo sicuro. Ma questa è la PS4 che ha portato Loris? No, quella che ha portato Loris. Se vuoi ti faccio vedere cosa mi ha portato Loris. Oltre alla PS4 mi ha portato anche questo, per farti capire la PS4 di Loris come sta. Quindi, voglio dire, vabbè, ora la smonto tutta. Allora, dai. Vabbè, tanto ci stavo arrivando e devo smontarla tutta. Sì, perché io comunque, alla fine, posso anche guardare un video per vedere come si smonta. Ma che cazzo è di guardare un video? A parte le cose, secondo me, cioè, sono incapace. Questo cacciavite non l'ho mai usato con la batteria, infatti, da quando si è scaricato. Ma così è rischioso, puoi fare danni. E uno così impara. No, vabbè, ma se vai piano piano, perché devi fare danni? Intanto il disco l'ho tolto. Quindi la cosa importante era togliere il disco. E l'ho tolto. Quindi, missione compiuta. Perché non mi va? Se do la PlayStation mi rimuove un disco, ecco, fatto. Quindi la potrei anche chiudere. Mi sa che la PS4 di Loris non rivedrà mai più il power on. No. Ah, anzi, sa cosa? Ah, ecco cosa devo dirti, mi sono ricordato. La mia PS4 è uguale a quella, è bannata perché c'è un addebito. Posso prendere un chip da una parte e metterlo all'altro per togliere il ban? Se sì, faremo un video su quello e pubblicizzerò il tuo canale. Dico grazie a lui che me l'ha suggerito. Qual è quell'integrato, quel chip, quella EEPROM, quello che cazzo che sia, per fare questa modifica qua. Miracle Blade.
Sì, nelle viti poi dopo le metto mischiate, che cazzo me ne frego, cioè, poi sono quelle nere, quelle grigie. Tutte lo stesse sono. O magari cambia il filetto. Oh, ah sì, cambia il filetto. Sarà dura mo rimetterla al posto perché non le sto segnando. Magari si potessero sbandare le PS4, occhia. Scusa un attimo, quindi non si possono sbandare nel senso con un'altra scheda madre. Prendere il PSID, il PSID da una metterlo sull'altro saldandolo, no, no? Ecco Aurora che prontamente esprime i miei desideri. Chiedeva il link di DJ, il link di DJ PlayStation è arrivato. La prima moderatrice che è attiva, ho messo Giovanni e niente, ho messo Antonio. Mei e niente, arriva Aurora. Anzi, Antonio mi è sparito proprio. Ah, dici che cambiando la scheda wifi? No, no. Io pensavo fosse legata al MAC address, quindi cambiando la scheda wifi, ma è più complicata. No, ma secondo me il PSID hanno bloccato, neanche il MAC address della scheda madre. Perché magari uno, cioè no, non è il MAC address, è il PSID. Perché magari se quel momento che ti bannano, ti bannano perché sei logato col cavolan, non è che vanno a bannarti ogni PlayStation che creano, associano il MAC address del Wi-Fi, che cazzo ne sanno quelli? Quelli i PSID bloccano. Perché il MAC address ce l'ha il cavolan, il MAC address ce l'ha il Wi-Fi, quindi sicuramente il PSID. Si possono sbannare se trasferisci APU, GPU, GPU, chip laser nel Blu-ray e non so che altro. Il lavoro da folli, credo che su YouTube l'abbia fatto Paul Daniels. Il Paolo Sarpi da Johnny ti fanno di tutto. Ehi, ma vado là Paolo Sarpi. Se me ne frega, lascio così tanto, non è che devo giocare online con quella PlayStation, però era per dire faccio un esperimento. Ma sì, ma secondo me l'hanno pensata bene quella cosa lì. E di non di avere difficoltà a sbannarle. Allora, qua c'è una vite, no? Per rimuovere quella vite, devo rimuovere questa qua. Allora, vediamo un attimo, intanto questa la rimuovo che rompe il cazzo ed è lunga, quindi è quella dell'alimentatore, ma la metto qua. Sicuramente queste qua andrebbero rimosse. Io mi sa che dopo quelle video non mi trovo più, te lo dico io. Uno. Due. Allora, facciamo così, queste qua che vanno su, le metto tutte da una parte. Questa pure già che la tolgo, no? Eh sì, tanto rimuovo tutte le viti. Vediamo cosa succede con l'alimentatore. Che cazzo è qua? Ah, ovviamente altre viti che non ho visto. Rimuoviamole. Boh, pare che me l'ha data. Mette sottofondo e fidati, ha detto. Allora, intanto una cosa l'abbiamo rimossa. Ovviamente se non stacco. Vediamo un attimo, perché qua secondo me c'è un'altra vite. Che scassi il cazzo, oppure devo togliere il dissipatore. Ok, vediamo un attimo. In teoria doveva. Ah, infatti. Ah, perché non ho tolto l'alimentatore, creava un po' di contrasto. Comunque, guardate la scheda madre della PS4. C'è un cazzo. Guarda che dissipatore di merda che c'è. In teoria qua smonto e cambio già la pasta termica. Lo faremo dopo. Ok. Ah, l'alimentatore, eccolo.
pensate quando quante cazzo di cose. Sì, sicuramente GS4 Pro. Porco togliti, porco. Ma che cazzo? Ma ah, questa ha 4 pin pure. Quanti ampere è questa? Vediamo. Minchia, 12 volt, 13 ampere. Cioè questa qua l'accendi con un alimentatore di merda, ma è normale. Ok. Questa qua la secondo. Come l'ho smontato. Ma guarda come fanno, come le fanno di dentro. Una sottiletta, minchia. Comunque perfect, hai visto? Mo? Che cazzo sta succedendo qua? Ah, il rullo si è staccato. Che cazzo? Sento una... come andava montato. Allora. Ah, questo va bene. Ok. Quindi questo qua è il gruppo ottico. A posto. E questo dove stava? Infatti adesso non balla più niente. È caduto e si è staccato il rullo. E non penso che si sia rotto, no? Il rullo dovrebbe stare tipo da qualche parte messo tipo così. Allora, vediamo un po'. Questo ovviamente non si toglie perché devo andare a togliere questi cosi qua. Quindi devo cercare un modo di fare cosa? Non so che mi fai squilli comunque. Neanche si apre la schermata del cellulare. Questo qua, dove cazzo è venuto? Buttiamolo qua dentro così. Buttato, magari deve stare. Trova le due iti a stella e viene tutto il disco. Win 3. Ah, non serviva smontarsi il carrello con la lente. E come ho fatto a smontare il carrello con la lente, scusa? Come ho fatto a smontarlo? Vabbè, comunque l'ho smontato. Allora. Scusa un attimo, come fa a venire sta cosa qua? E no, è incollato sulla scheda. È tutto incollato qua. Cos'è caduto, mo? Boh. E... cosa cazzo? E non lo so, mo. Ah, ho capito, questo. Ho capito. Devo smontare questo. Ah, ecco, vedi? Poi? Devo smontare pure questo. Oh, madonna, che figli di puttana che sono. Che figli di puttana che sono. Ah, ho capito, io ho smontato qua, bastava smontare. Che cazzo ne so? Ah, è venuto, ma... ah, guarda cosa c'è qua. Sì, tutta la smontata. A posto, però sono arrivato dove dovevo arrivare. E mo? Ah, ecco il rullo. Uno qua. E questo? Questo forse stava dentro. E mo questo dove è venuto? No, aspetta. Dove stava sta cosa qua, mo? Madonna mia. Questo non è che stava qua dentro, no? Ah, sì. Il pezzettino bianco tra due ruote di gomma. E pensare che su PS3 è più facile. Ah, ho capito, sì. Ho capito. Ah, ok, ho capito. Allora. Questo andrebbe messo qua. Questo andrebbe messo qua. E questo andrebbe messo qua. Ecco, allora. Questo qui va qua dentro. E come cazzo ha fatto uscire questo? Non lo so, ma talmente se ha preso la botta, se è uscito pure questo. E allora, qui c'è un ingranaggio. Questo è un ingranaggio. Che fa girare questo ingranaggio qua. Che fa girare questo qua. Questo qua fa girare il rullo che sta di qua. Quindi ecco dov'è il problema. Qua. Questo deve stare tipo così. Ok, questa qua, sì, queste due viti devo togliere. Allora, facciamo uno e due. Ok. Sollevo da dietro, credo. Ok.
Mamma mia, va. Questo si infila qua. Questo. Però devo mettere prima questo. Ah, eccolo qua. Tutto fatto di gomma qua. Questo si mette qua. Questo si mette qua. Sì. Allora, poi a culo l'ho messo pure giusto perché qui c'è il dentino. Lo potevo anche invertire e sbagliare, però mi è andata bene. Ok. No, un po' incastro. Che bello! Che bello, che bello, che bello! Ce l'ho fatta! Eh sì, ce l'ho fatta! Mauro, ti divertirai. Se no, che cazzo di gusto c'è? Almeno abbiamo fatto il teardown, no? Ok. Allora, facciamo una cosa. Facciamo così. Andiamo su YouTube. Che nervoso, guarda, che nervoso. Andiamo qua. Condividi, copia link. Siccome adesso non faccio figure di merda, Adriano. Incolla e lo chiamiamo. Dico, Adriano, entra in live. Adriano. Chiamato. Va a curca di Adriano, che ora. Allora, e qua ci siamo. Allora, il trucco per togliere subito la pubblicità è premere la I e mettere i non mi interessa. Così. Allora, questo sicuramente va messo sotto così. Questo va messo così. Questo va messo così. Le avevo già inquadrate queste viti qua. Perché erano uniche. Però, se non interagisce il pubblico, soprattutto un esperto che sta per aprire anche un canale YouTube. Ok. Andiamo qua perché ho fatto questo prima. Adriano curcato, sì, sicuramente si è curcato. Allora, questo lo mettiamo così. Questo la rimettiamo qua. Adesso Giuseppe, evitiamo brutte figure di merda, mi raccomando. Questa la mettiamo qua. Poi c'era un'altra, questa vite qua andava messa dove? Qua. Ok. E qua ci siamo. Poi, prima che mi dimentico, c'era un ingranaggio. Ah, forse l'ingranaggio era caduto a terra prima. Sì, ecco cos'era volato. Ma dove cazzo è volato? Immagini, mo mi alzo, lo calpesto, lo spezzo. Oh no. Sì, c'era un ingranaggio, dove è andato a finire? Sì, era quello che era volato prima. Ma dove quello è volato? Dove cazzo è volato? Uno sta qua sopra, scusa. No. No, era quello che stava tipo qua ed era volato. Attenzione con i piedi, eh. Dove cazzo è volato? Gran figlio di puttana, no? Cioè, ma tu pensi che cazzo devo fare? Io devo perdere tempo. Porca madosca, oh. Dove cazzo è volato? Anzi, a dove cazzo è crollato? Ma voi rendete conto che... forse ho capito, solo a me che andrà a finire. Ma guarda Cristo. Ciao Francesco Pio Lorio. Scaricatevi YouTube Vanced e non potete vedere pubblicità. Cacci video di merda. Gli ingranaggi volanti, ma
Il problema, no? Che sto che ingranaggio stava qua, l'ho sentito cadere. Ho detto, cos'è caduto? No, vabbè, è incredibile. Cioè, perdere tempo così è assurdo. Perdere tempo così è assurdo proprio. Dove è andato a finire le... No. No, vabbè, incredibile dove cazzo stava. Adesso ve lo faccio vedere, vi faccio la foto. Allora, faccio un video. Cioè, ho fatto tipo così e l'ho trovato. Guardate, guardate dove stava sto bastardo. In mezzo a queste tavole qua stava. Infatti era caduto questo qua. Allora, il cuore di Aurora. Ho capito, ti mando un ingranaggio per posta. Trovata. Allora. Dall'alto, mettiamolo qua. Ok, e ci siamo. Fammi un attimo togliere Telegram, Discord perché. Ti saluto Giusimo da Siracusa. Ciao Fabio. Causarano. Casarano. Paese che vince di Lecce. Ho capito, ti mando un ingranaggio. Allora, si arriva a questo punto della riparazione. Allora, il laser possibilmente non sporcarlo, però vabbè. Questo andava qua. E già che ci metto. Sembra che c'era qualcosa sopra prima. Non era questo, ma era una specie di lamiera. No, non era una lamiera, era questo, era. Questo qua venivano da sopra, quindi questo qua lo posso. Ah, ho capito, ho smontato il lettore ottico. Quindi questo qua lo riposso mettere a posto. Però abbiamo visto come si smonta il lettore ottico, no? Comunque l'abbiamo smontata completa. Questo qua mi sa che va qua, però prima di mettere quello devo mettere questo perché l'avevo tolto. Quindi facciamo così qua. Anche quando non devo faccio esperienza. Smontare una PlayStation inutilmente. Cioè parti dalla PlayStation inutilmente, però. Semplice. Sta andando tutto troppo bene per i miei gusti. 1, 2, 3, 4 viti. Che sono queste qua. 1, 2, 3, 4. Che sono quelle tonde che ho messo qua dentro. Sì. Cioè, guarda come devo ravanare. Oh. Ravano. Porca puttana. Oh. Comunque come ravano nel naso non ravano così. Ravanare. Rabo. Boh, vabbè. Allora, ma porco. Mannaggia. Ma porco, ma no. Mannaggia Bio. Mannaggia la Madosca oggi. Mannaggia Bristol. Bristol. Ok, caccia vita a Crystal. Mettiamolo qua. Uno. Perché questa è più corta, mo, delle altre? Ma che cazzo me ne frega, mettiamola qua. Può darsi che manco mando qua queste, ma sì, tanto basta che ha vita, basta che tiene, non è che. Ma la per teste tonde, teste piatte, tutti sti handicappati che mettono queste cose qua della Sony, sti scemi di guerra, ho il tempo di pace, oh. Allora, questa mettiamo qua. Questa qua non lo so, mo, sono diventate piatte. Non andavano qua, ma sì, che cazzo me ne frega, mettiamole qua e basta. No, sono finite. No, sono finite. Perché questo qua è sfondato? Scusa, non deve essere sfondato sta cosa. Ah, perché questo andava qua, che era piatta. Sicuramente andava qua. E un'altra. Un'altra. Sì, queste qua sono quelle del disco. E l'ho completato tutto. Allora, no, è giusto, giusto, giusto. Non bestemmiare, ma fra di Cristo non c'entra. Non ho detto Cristo, Bristol, ho detto, poi ho detto mannaggia la Madosca. Ciao bro, gli fai la modifica con l'end e il lettore non ti serve. Ah, non so, ma come si fa la modifica su PlayStation 4? Quindi, come riusciremo a farti funzionare sta benedetta play? E qua si era rotto il coso.
si era rotto, non usciva più il disco era bloccato, praticamente tornando un po' indietro sulla live, dopo aver tolto diciamo il gruppo ottico senza smontare questo, bastava smontare questa vite qua, così, cioè bastava fare così, togliendo solo sta vite, cioè io ho smontato tutta la play, bastava smontare sta vite qua, e questa, lo alzi e risolvi il problema. Però c'è anche un'altra piastra da togliere. Comunque, andando indietro sulla live si può fare. Al massimo recupero alcune scene. Non sapevo facessi l'orologiaio. Ah, fai qualcosa di ingranaggi. Ciao Giuseppe, scusi, mi ritardo, ma ero a cena. Cosa stai facendo? Ormai ho fatto. Sono una mia PS1 che devo capovolgere quando si blocca. Consigli? Quello sfondato e lo sblocca dischi incastrati. Allora. E io ho capito Cristo, scusa Giusimo, sono sordo, no? Ma sono io che mi impappino. Allora, problemi con la PS1? Ehi, adesso vi faccio vedere. Problemi con la PS1? Se non vuoi avere problemi con la PS1, fai una bella spesa e compra la X-Station SD card e non hai più problemi di dischi. Ok, basta la scema. Ok. Benedetta. Questo come stava? Questo stava così sul coso, no? Sì, così mi sa. Boh, non lo so, dopo si vede. Allora, come parte? Buonasera Giuseppe, ciao Alfredo. Allora, vediamo se funziona. Presa di corrente. Bella la maglietta della PlayStation. L'ho messa sull'ultimo video. Allora, vediamo se funziona. Attacchiamo la spina. Ma che pulsante d'accensione? No, niente, non. Ah, no, ecco il pulsante d'accensione. Adesso si accende. Allora, qual era quello? Power, questo qua, no? Sì. Perché non va? Salvatore Misseri, guarda il mio commento di prima. Allora, perché l'ho perso? Scherzo. Ho scritto prima qualcosa, poi ho scritto scherzo. Meno male che hai trovato il pezzo, Giuseppe. A pecorina, non si poteva vedere. Infatti, mi sono messo troppe volte a pecorina. Ma l'alimentatore? Ma infatti. Ma l'alimentatore? Non parlare di alimentatore perché sono la parte che sta qua. Allora, già che ci siamo, li cambia la pasta termica. Prima vediamo se c'è la pasta termica poi. Perché mi sa che la devo ordinare. La pasta termica. Minchia, la pasta termica. La devo ordinare. La pasta termica. Ehi, c'è cioè, che gliela cambio perché devo fare l'infame. La pasta termica. La pasta termica. Eccola qua. La pasta termica, ce n'è ancora. Allora, andiamo alla pasta termica. Giuseppe, una spazzatura e riparte. Una spruzzata e riparte. Funziona, funziona, sì che funziona. Perché ha visto Raggi Rice che gli ripara. Ha visto come ho messo le mani sulla play. E ha detto no, funziona. Intanto gli cambia la pasta termica. Ti immagini, mi scappi il cacciavite all'ultimo. Vabbè, lo risaldo il componente che si spezza. Allora, giacché. Non mi dire che c'è altre cazzate qua, che mi gira il cazzo. Allora, no, sembra che non c'è niente. Forse è solamente incollata dalla pasta termica. Minchia, tutto sto coso qua per un cazzo. Minchia, la pasta termica. No, non c'era niente qua di pasta termica. La batteria qua è buona, vediamo. Del pad termico, Madonna mia, si sono sprecati, oh. Mamma mia. Oh, un fazzoletto. Ieri mi cagavo nel cazzo qua sopra i fazzoletti, mo non ce l'ho più.
Allora, vatti un attimo concentrare, togliere sta merda che c'è qua sopra. È secca e non c'è proprio, è sbagliato a dire. Comunque ci si sputi sopra, volevo. Se ci sputo forse la riparo, sì. Mi serve un puntale, un qualcosa. Però questo qua, dai. Ma pensa, guarda qua sta put. Grazie a Survavalacking che mi ha dato. Ciao, buongiorno, supporto Intel. Se avete bisogno di un supporto Intel. Meno male Davide Gatti che mi ha dato questi qua, ma. Allora. Questo qua io lo vorrei togliere, sta cazzata. E ne vorrei mettere uno più grande. Sì, però la forbice, Giuseppe, eccola qua. Gusto Marta con retrogusto Duracell. C'era ancora un po' di pasta della mia casa, più o meno. Ok. Più o meno la forma. Meno male, è la prima volta che uso i pad termici che mi ha dato Davide Gatti. Sicuramente. Aspetta un attimo, non l'ho mai messo in vita mia, quindi li sto già distruggendo. Poi non lo so, vanno aperti questi? Sì, per forza. Se usavi una pinza, forse. Se la trovo la pinza. Ma se la usi una pinza? Ma se la cerchi la pinza? Se hai delle punte, se delle punte che funzionano, Giuseppe. No, sta pinza di merda. No, ma secondo me questi qua. No, non è buono. No. Ma io sinceramente non so se vanno usati. Ma se vanno usati così o meno. Ma che ne so dove sono i pad termici su Amazon, che da me Davide Gatti me li ha dati, ma mi sa che questi qua o sono io che sbaglio. Cioè come cazzo si usano questi pad termici? Senti, sa che fa, mi faccio i cazzi miei, gli rimetto il suo qua. Questo qua è il SIE, non so cos'è, ma è il SIE. Non si spellano quelli, vanno messi così. Ah, ok. Ok. Ok, allora lo rimettiamo. Sì. Ciao Davide. Figura di merda già. Che cazzo ne so io, boh. A parte che i pad termici li ho sempre, diciamo, tolti quando facevano schifo, li ho massati. Ok, no. Fatto. Li smussiamo poco poco. Grazie Davide. Avrò dei link di Davide, serve da mettere qui. Ok. Fatto. Ma ce n'è qualcuno qua disperso, sì. Vabbè, questi qua li lascio. Questo dov'è che va, scusa? Intanto come stava? E questo? No, vabbè, se iniziano a cadere pezzi da qua pure. Vabbè. E dov'è il buco? Questo qua è il buco. Questo va messo così.
No. Come cazzo va questo? Aspetta, eh. Così era. Sì, così. Quindi, questo va qua. Vediamo. No. Sì. Fatemi un attimo pensare. Ah, qua. Beh, lasciamolo, quello è buono. Ho messo questo che è più grande. Ok. Ah, la pasta termica. Grazie Davide per i pad termici. Allora, ciao, Survival Hacking. Vai sul tradizionale e vai sicuro. Dove sta la colla? Credo va sul chip. Sì, è sul bridge. Se si rompe è una merda da risaldare. Infatti ho visto che... Ok. Forse non ho messa troppo, però fa niente. Allora. Non ho messa troppo. Allora, facciamo così. Così. Una bella spalmata. Dai. Ok. No, a posto. Secondo me è così. Ecco, arriva là il link di Survival Hacking. Ok, allora. Adriano? Ciao, Giuseppe. Hai visto il link che ti ho mandato? Come? Il link che ti ho mandato l'hai visto? No, non l'ho visto. E apri. Solo visto. Yeah, dai. Apri perché alla PlayStation ti sto cambiando anche la pasta termica, i pad termici, così non surriscalda, capito? Per cosa è quello? La pasta termica, quando la PlayStation surriscalda, sì, la ventola non gira veloce, la pasta termica dopo un anno va cambiata e non te lo fa nessuno, le PlayStation si guastano. Il lettore, il disco te l'ho rimosso e il lettore l'ho sistemato. Guarda il video che ti ho mandato. E poi mi salutami, che ti saluto. Ah? Guarda il link. Ciao. Ciao. Cagare il cazzo pure te. Non si può vedere mettere la pasta termica così. Come si mette? Tocchiamo pure la massa. E come si mette la pasta termica? Scusa, io la metto così. Ma sì, che cazzo me ne frega, va bene. Tanto... ho fatto prove in base a come mette la pasta termica, sempre quelli sono i gradi. Allora, come andava questo? Dov'è l'alimentatore? Qua. Quindi questo va così. Sì. Sì, ma questo qua non voglio capire ma da dove sei venuto. Vabbè. No, così. Ok, qua ci siamo, questo, ma il problema è quello, mo. Io non so dove stava, qua mi sa che stava, no, dove cazzo stava sta cosa, mo? Mannaggia, incredibile, oh. Cioè dove stava quella cosa là? Boh. Il pezzetto metallico che ti avanza sul retro del dissipatore. Sul retro del dissipatore? Come sul retro del dissipatore? Come sul retro? Mo' ho messo la palla. Guarda che schifo che c'è qua. Hai dimenticato un pezzo. Se sapevo dove andava. Qua ci va la vite. Allora, vediamo dove manca la vite qua. No. Allora. Qua. Perché qua. Ma che cazzo ne so. Fammi andare a vedere dove è caduto, va. Allora andiamo su YouTube. Facciamo play. Dell'altro lato delle alette.
Lacrimina, protezione 500, gli stai mettendo, se no dopo si scotta al sole. All'interno, riapri tutto. Questo qui devo aprire, ho tutto tutto. Non mi sa che è caduto da questo però. Ha detto che si trova dall'altro lato delle alette. A parte devo mettere la lette qua. Ah, ecco qui. No. A parte devo mettere questo qua. In teoria questo qua. Comunque, sul tavolo va dietro il PCB. Sì, sul tavolo va dietro il PCB. Non è quello il pezzo davanti a te. Ah, aveva messo questo qua. Però gli devo mettere questo, che devo capire dove viene. Aspettate, eh. Allora, play. Salta gli annunci. Allora, andiamo indietro. Eccolo proprio qui, ecco. Allora, in realtà si mette anche così. Ci sono vari metodi, basta metterla. No, questo qua devo mettere. Allora, vediamo un attimo, perché mo cade, mi sa, eh. Ecco. Dove cazzo stava? Sì, trovato. Guardate dove stava. Guardate. Allora, andiamo sul desktop. Qui. Dov'è? Dove sta? Qua. Qui stava, ecco, devo aprire, lo devo mettere qua. Qua stava, si vede, no? Sì che si vede. Eccolo qua dentro, devo aprirlo e metterlo dove c'è il dissipatore. A posto, trovato, minchia, non... L'ho visto proprio per caso, L'ho visto proprio per caso. Allora, ok, quindi devo aprire tutto. Qua, così stava, eccolo. Qua, così. Stava qua, infatti mo si vede dall'altra schermata. Beh, meno male, va. Ah, che può mettere la vita qua, in poche parole. Vabbè, a posto. L'importante è aver risolto. Ok, questo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. E quindi facciamo. Roba simile, a me sembra un distanziatore, sì, comunque l'ho messo a posto, dai. Sì, Roberto, giusto, sì, Riccardo, giusto. Vabbè, dai, meno male, a volte i video, vada. Vedi che c'era, secondo me c'era da impazzire, là, eh. C'era solamente da impazzire. Ah, meno male, dai, vedi che piccole cose, vabbè che non è che... Cioè... Non è che era indispensabile, mettere sta cosa qui che sto mettendo io adesso. Non è che deve stare troppo stretto, questo voglio così. Uno. E due, a posto. Non so come fa a tenere il motorino di quello, però siamo a posto così. Allora, questo qua ovviamente adesso va messo così. Ah, ecco, la vita di questo qua era tutto alla fine. Capirai che cazzo. Però, se le cose le dobbiamo fare, le facciamo bene e basta. Se no, le facciamo proprio. Ok, e qua ci siamo. Mettiamo giusto qualche vite per scrupolo. Giusto per dire, stati fermo. Allora, le viti dovrebbero essere... Però c'è un sacco di viti nere. Comunque, vabbè. Dovrebbe essere una, la mettiamo qua così. No, questa non è sicuro. Sarà questa qua con il fretto più piccolo. Ok, infatti questa gira. Ne mettiamo un'altra col filetto più piccolo, la mettiamo qua.
che poi quelle col filetto più grosso in teoria dovrebbero andare sulla scocca. Quindi giusto per togliermi, giusto per non confondermi, adesso mi metto tutte quelle con il filetto più piccolo, perché sono sicuro che dove vanno ad avvitarsi quelle col filetto più piccolo si avvitano nella parte metallica. Se invece vanno a vuoto, vuol dire che tipo qua questa andrà a vuoto e lì sicuramente andrà quella col filetto più grosso, che sarebbe questa bianca qua, che è il filetto leggermente più grosso. Giuseppe, fa vedere bene da vicino come è fatto il pezzo mancante che si è tolto. Occhio a non dimenticare qualche bite in giro. Il pezzo che si è tolto è un pezzo che ormai non posso più aprire, ma si trovava qua, si trovava dove c'era questa parte qua, ed è diciamo un distanziometro, chiamiamolo così. Comunque nella live, se la riguardi o ben dietro, si vede molto molto perfettamente. Vediamo cosa hanno scritto invece gli altri. Occhio a non dimenticare qualche... Ma perché usi l'avvitatore elettrico come un cacciavite normale? Perché scarico. Scarico da chissà da quanto tempo. Bella Alberto. Allora. Guarda che se monti i gusci metallici più scheda madre esternamente al telaio di plastica nera farai più fatica. Ok, basta allora, abbiamo capito. Allora, andiamo avanti così. Allora, in teoria adesso questa qua la posso mettere qua. Così, 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 così. Così. Così, così. Minchia, mo sta cosa qua. Aspetta, si pensa che c'è un piccolo problema. Devo togliere questo per mettere questo. Perché sicuramente io adesso potrei anche farlo, perché lo spazio ce l'ho. Devo togliere questo per bypassare la cazzata che ho fatto. Ok, prendiamo un cacciavite lungo e devo inserire questo qua dentro. Ecco, vaffanculo, messo. E vattene a fanculo. Quindi, no, ma che ho aggiustato? Ciao Cristiano, come stai? I video aiutano tanto, ma infatti anche tornando indietro nelle live e in un video ti aiuta a rimontare le cose. Ho preso dalla Lidl un cacciavite ad inserti davvero bello ad un prezzo davvero buono, 10 euro sicuramente. Ok, aspetto la foto. Se fai la modifica con N non ti serve più niente il lettore, l'importante è avere una chiavetta di almeno 160... Sì, anche da 500 giga. E magari un giorno me la faccio dare e gli faccio la modifica. Ok. Allora, questo dovrebbe andare in fondo, non mi ricordo. Sì, deve andare ancora più dentro questo. Ah, hai detto che faccia fatica, no? Ho capito la fatica che dici tu. Qual è? È questo, però, se schiaccio un po'. Mamma dao, per un pelo non entra, sai? Ma vabbè, aspetta un attimo, perché io vedo che potrebbe anche entrare sta cosa qua. Vediamo, Allora, ritogliamola. A posto, e rimettiamola. Così.
non c'è niente che tocco, quindi questo qua non entra perché ovviamente si è chiuso o storto, si è chiuso o male, due sono le cose. Allora, senza svitarle le allento un po'. Ma vaffanculo, va. Io pure sto abbastanza bene, belle queste live, grazie. Sì, è per un mio amico, non è mia. Eccolo qua, adesso è dritto tutto. Ok. Non è l'USB che... No, non è l'USB. Ed è qui, è l'angolo che non vuole entrare. Senti, mo la tolgo proprio, sta cazzo di maniera di merda. E no, perché non vuole entrare? Perché qui è entrata. Ma giuro che non tocca da nessuna parte. Ma è... un po' a incastro dovevo andare, un po' a incastro. Ok, ci siamo. Intanto, questo qua... è un po'... era un po' a incastro. Però ha ragione lui, perché così era entrato un po' anche storto la parte di sopra, questa qua, lo si vedeva dalle viti. Vabbè, tante le viti poi le ricontrollo tutte. Vabbè, ormai ho finito, va. Sì, dai. Allora, infila prima la parte posteriore, ho fatto. Ah, di qua, ma prima si infila la scheda e poi si mette questo sopra per ultimo. Ok, ci siamo. Allora, infilo questo, infilo questo, ok, già che mi porta avanti con questo, questo stava tipo qua così, e questo? Questo? Oh madonna, è questo? E questo? E questo qua? No, scusa un attimo, se... capito, questo andava di qua. Andava da questo lato della scheda. G. C'è scritto G qua sopra. Punto G. No. Boh. Sì, questo andava qua. Così. Ok, l'ho provato però, hai visto? E questo andava qua. I morti toi. Qui c'è scritto B? No. Però va così sicuro. Nastro. Il nastro non c'è. Quindi mettiamo questo qua che è buono lo stesso. Lo stesso, dai. Queste cazzate qua. Nastri bianchi, verdi, di carta. Metti questo. E mantiene, vedi? Facciamo questo pure, mantiene. Giusto così lo tiene fermo, va. Ok. Sì, l'ho fatto il filo. E dall'altro passato il connettore dell'alimentatore si spezza come niente. Lì ci va quella nera, l'antenna grigia va sull'altro lato. Quando odio per effetto che, ok, come nastro ci vorrebbe quello isolante, quello di carta secondo me ci vorrebbe, che ce l'ho da qualche parte. Ma sì, ma va bene così, una volta che chiudi tutto. Ok. Qua posso già iniziare a togliere qualche video, a mettere qualche video. Allora, devo guardare sempre con attenzione in modo tale da non far rimanere qualche video fuori. Allora, facciamo così, quelle che ci sono già... Ecco, le controllo adesso.
così. Infatti tutte lente, oh. Ok, e ci siamo. Poi quest'altra la mettiamo qua, che è vita sul ferro. Questa pure la mettiamo qua, che è vita sul ferro. Questa qua la mettiamo qua, che è vita sul ferro. Forse ce n'è qualcuna piccola che evitiamo di metterla là. Questa è nera, la mettiamo qua, che è vita sul ferro. Questa la mettiamo qua, che è vita sul ferro. Questa sta andando storta, la mettiamo qua. Io in officina per impianti elettrici delle macchine devo usare il nastro isolante telato. Sul rotolino al magazzino ricambi costa 5 euro passati, inverti loro. Come nastro isolante, io mi pare, non ho altro pezzo di connettore, l'antenna giri, ok, quello l'ho letto. Ok, allora. Ma quello è cacciato a Cristo automatico, sì, Bruno, proprio quello. Proprio quello a Cristo, questo. Allora. Ah, però comunque non è male, male, smontare. Non è come una Xbox, però. Non è male smontare una PS4, eh. Comunque vedo questo qua che ha lo sfondo grigio, metallico, questo qua per esempio. E vedo tipo uno sfondo nero, perché infatti c'è la scocca qua e vanno quelle altre viti. Allora, mi voglio controllare tutte queste qua. Queste quelle nere, c'è un motivo perché vanno queste nere qua. Allora, questa la mettiamo qua, perché secondo me qui vanno quelle piatte. Tipo questa, no? Tipo questa qua che è piatta. Questa va messa qua sotto. Quest'altra che è piatta va messa qua. Anche se potrebbe anche andare lunga qua. Però secondo me qua va piatta. Quest'altra piatta pure, secondo me, così proprio a cuore va qua. No, questa va messa qua dentro. C'è un'altra piatta? Sì, c'è un'altra. Allora ho ragione io. Queste vanno qua. Queste piatte, nel senso, hanno la testa più grande e sono più corte. Ok, e sono comunque filettate piccole. Abbiamo un'altra nera e dovrei trovare un posto per un'altra nera che va sul ferro. Allora, ho trovato quella. Secondo me, eccola qua. Abbiamo completato, le abbiamo messe tutte. Perché tutte queste che ci sono qua, a parte questa del coso, questa no, non so sinceramente dove va. Ah, questa forse per chiuderla, sì. Ok, manca un flat, che sarebbe questo. Ok. Uno e due. Ok. Nastro qua non serve. E diciamo che, ah, forse questo qua sarebbe per cacciare il disco automatico. Può essere. L'hanno già smontato, oppure qualcuno ha già provato. Tipo cacciare il disco da qua è possibile, eh. Che tende a scollarsi quello brava Aurora, quello lì tende, vabbè, a parte Aurora sa molte più cose di me. Ti rimangono le ultime bestemmie, rimontare l'antenna wifi sull'alimentatore. Le play sono facili da aprire per fargli anche la manutenzione. Però hanno un casino di viti tutti diversi ed è difficile poi richiuderlo. Allora, Olivieri, sì, il nastro isolante tende a scolarsi dopo un bel po' di... Ancora. Ok, quindi questi viti qua sono tutti i viti che vanno invece sulla parte dove c'è la scocca di plastica, la scocca. Questa va qui. Questa va qui. Questa va qui. Ricordatevi quando montate i viti a prossimità del tavolo perché tendono a cadere e a scomparire.
Cioè, secondo me più che altro li nascondono. La fanno apposta perché anche loro hanno un cuore, un cervello e si vogliono divertire. Questa sta entrando storta, ma io la metto dritta. Allora, vediamo questa qua. Se no, la tendenza a incastrarsi fa un casino quando gira il disco. Se no, allora, bravo, l'espulsione disco devi eliminare l'adesivo. Quasi tutti i nastri perché con la tendenza di incastrarsi. Questo qua. Ah, infatti è abbastanza duro questo qua, No. Però qualcuno l'ha sfondato questo qua. Io non l'ho sfondato, 101%. È la prima volta che la smonto. Avrà visto magari qualche video. La varapre è aperta. Capito? No, ma dici che si incastra per un minimo di resistenza? Che cazzo lo rimette a fare sta cosa qua? Allora, cucù Christian Gozzi. Allora, ancora viti. Questa sta andando storta, ma vaffanculo, entra. Forse è meglio cambiare la testa. Prendere quella giusta. Finalmente. Allora. Sicuramente altri viti vanno con l'ausilio dell'alimentatore, a parte qui che questa va messa 100%. E 1%. Queste sono leggermente più lunghe, sicuramente andranno da qualche parte appena metto qualcosa. Questa qui. E secondo me ne rimane un'altra che io in questo momento non riesco a cercare perché o manca qualche cosa da inserire oppure sono un coglione io che non vedo, non vedo e non c'è nient'altro. Qua manca una vite, però, perché c'è la freccia, però manca il supporto di plastica. Allora, iniziamo. L'alimentatore dove sta? Eccolo qua. Allora, ma guardate qua, oh. E mo? Ok, allora questo qua, mo. Allora, questo va qua, va qua, va qua, va qua, va qua. E questo qua, mo? Allora, vediamo un po'. Ma che cazzo, perché non entra, mo? Bastarda? Animale bastardo? Animale bastardo. Che cazzo. Animale bastardo. Questa l'ho messa qua. Animale bastardo. Certo, forse. Questa andava più corta la vita. Comunque, vabbè. Lasciamo stare. Questo qua. Questo qua, forse. No, aspetta, perché ricordavo di aver tolto delle viti lunghe che mi sa che non sono queste. No.
Scusa, perché mi ritrovo? Ah, questa va qua. Questa forse va qua, no? No. Allora. Fatemi pensare. Adesso qua è un vero puzzle. Allora. Questa qui va qui? Sì, sicuramente va qui. Ok. C'è un'altra lunga che sicuramente va qui. Ok, mo mi devo un attimo concentrare. Allora, ti conviene provare almeno così, cioè, se c'è un problema non devi rismontare tutto. Ah, ora la provo, sì, allora, smonto. Allora, stessa PS4 dal... Fammi leggere i messaggi vecchi che non ho letto. Il mouse dove sta? Eccolo qua. Allora, con un bel piattino magnetico non si perde nessuna vite. C'ho questo. Guarda. Ah, ho capito, sì. Stessa PS4 del Fulmine, no. Christian Rizzo. Allora, rivedi la miglior magnete, quello dei dischi rigidi. Che ho smontato. Grazie. Allora, rivedi meglio lo stampo per i cubetti di ghiaccio, così tieni anche suddivise. Anche. Ti conviene provare almeno così, non c'è un problema, non devi smontare tutto. Christian Rizzo, reggi il titolo. Posso dirti un mio parere, ma non offenderti. È goliardico, ma non mi farei sistemare neppure. Da te non mi farei sistemare neppure la bici. Perché se ti conviene, perché vabbè, le bici no, secondo me le bici, quelle da piccole che riparo le PlayStation, adesso mi sto mettendo a farlo. Peppino, ho letto, volevo chiedere se era la stessa PS4 con problematica dopo l'alimentazione. No, no, comunque Giuseppe Frank, nessuno ti obbliga a seguirlo e vedere la sua live, ma no, benvenuto Giuseppe, lascia perdere, dice Alberto. Giuseppe Christian Rizzo non è la PlayStation colpita dal fulmine, è un amico che gliela sta riparando. Grazie mille della risposta sia a Giuseppe che a Riccardo. Giuseppe Frank, scherzo. Poi si chiama come me. Quindi, questa qua sembrerebbe la profondità giusta per mettere questa. No, aspetta, questa è sottile e diciamo alla, come si dice, la filettatura piccola. Ed è metallico sotto, quindi questa va qui, giusto? Questo secondo me dovrebbe andare qua, però non va perché? Perché non va lì. Questa qui va lì allora, eccola quella lunga che cercavo. Sì, infatti, eccola qua. Però secondo me questa vite qua che io ho messo, che mi ha fatto sta tac. Non va messa lì, ma andava messa questa più piccola qui, che è del wifi. Quindi l'ho corretto il problema. E mi manca una vite da mettere qua. Per mettere la vite qua, perché me la dà così lunga? Ah, eccola l'altra che si è persa. Che sarebbe questa qua. Eccola qua. Scusa un attimo, no? Ma è questa. Ora, sapete che forse qua ne va una lunga e una corta? Vedi? Forse qua ne va una lunga e una corta. All'inizio pensavo fosse questa, perché è lunga uguale a questa, ma in realtà no. In realtà questa va messa qua. Vedi dove l'ha presa per il culo, vedi? Non mettere viti giuste, vedi? Allora, ciao Mitico, ciao Giuseppe Colombo, Giuseppe scrivono insieme, Christian Rizzo, prego non cedete, io ho la PS4 Pro che sembra un aereo, ma non l'aprirei mai per tutte le vite che ci sono. Ah, da questo video potrebbe essere utile. Ciao Claudio, buonasera, come stai? Io apprezzo molto chi come te ci prova a riparare irriparabile. Io ci ho provato sull'altra PlayStation, ma ti do un consiglio, sono sincero, faccio questo lavoro. La prossima play fai con una matita e segni ogni posto di vite L, una C e corto. Faccio per lavoro, credimi. Sono iscritto al canale, grazie. Oh, comunque le ho messe giuste. L'unica che avevo sbagliato è stata questa qua, perché non ho messo questa. L'ho fatto un po' crack crack, però ho capito, mi sono rimaste 3 viti. Non penso che mo queste 3 viti mi danno filo da torcere. Comunque l'ho messa tutte correttamente perché c'è la girasso qui che mi tiene sotto controllo. E questa non si avvita perché ovviamente manca.
il supporto di qualche cosa da mettere sotto, magari del piatto. E questa pure, sì. Ok. Ma questa stava andando, possibile? No, che non stava andando. Ma questa non va neanche qui. Aspettate un attimo, eh. Ah, che scemo, guardate questa qua. Sì, è evitata. Però è uscita e poi sembrava tipo l'effetto. No, boh, strano. Forse l'ho messa in occhio, ma sembra. Ah, aspetta, guardate che cazzo ho combinato, l'ho messa. Infatti, questa qua non era uscita mai di qua. Ma possibile che io. No, questa va così. E questa va qua. Ah, ecco. Vedi? Infatti questa qua, però vedi? Così ho capito perché andava la corta qua, perché sono lunga. A cosa serve questo pezzo metallico? Che cazzo ne so, sicuramente la ma forse per mandare a massa pure questo, insieme a questo, forse. Qualche cosa sull'alimentazione antidisturbo, qualche schermatura, giusto per metterla. Allora, comunque Giuseppe, allora aspetta un attimo, comunque le progettano col culo. Comunque Giuseppe, quella PS4, il modello che stai riparando, hanno tutte le problematiche del tastino di espulsione disco. Quella a testa piatta e per hard disk, al contrario. Ah, ok. A cosa serve quel pezzo metallico per darla? Buonasera a tutti e buonasera a te Giuseppe, ti seguo molto. PS4, che problema ha? Sono arrivato adesso. Schermatura. È una schermatura, sì. Adesso, allora, adesso al volo vi dico il problema che ha avuto questa PlayStation. Vi condivido lo schermo, così per chi è arrivato adesso lo vede subito. Praticamente a questo minuto qua vi faccio vedere subito, eh. Dopo aver smontato il lettore. Ok, qui stavo smontando il lettore, il disco l'ho espulso, da qua l'ho espulso così, spingendolo col dito così, da qua, vedi, boom, e ho espulso il disco che si era bloccato. Praticamente smontando, sono arrivato a questo punto qua, guardate. Sono arrivato a questo punto qua. Praticamente a questo punto c'era questo pezzo qui che mancava, che va messo così, il rullo. Non questo va messo là dentro. Quindi Raggirassi mi ha suggerito di togliere gli altri due viti. E qui sono andato ad inserire il pezzo mancante, perché fuori c'era l'ingranaggio, questo pezzo che ho preso appena in mano, e poi questo andava collegato così. In teoria, così ho risolto il problema. Guardate, eccolo, l'ho aperto. Ho messo l'ingranaggio di qua, con la plastica che comunque facile facile si toglie. Poi ho inserito il tutto. Vabbè, e sta andando. Ecco, sta andando. Quindi era il rullo, era caduta, secondo me è successo qualche problema. Hai cercato su internet da qualche parte le PS5? Hai cercato mai su internet da qualche parte? No, non l'ho mai cercato le PS5 rotte. Fra 20 anni magari ne prendo una. A 5 euro. Allora, aspetta, OBS, dove cazzo sta? Eccolo qua. Ma il Piaggio sì, che fine ha fatto? Sta in box, devo montare il carburatore, gli devo fare l'assicurazione. Però ho già comprato il casco. Ciao Mattia, Mattiesi, buonasera. Allora, qua ci siamo. Mi manca questa vite, che secondo me adesso questa vite la posso montare dove dicevo che prima c'era il segno, ma mancava un qualcosa, ovvero l'alimentatore. Quindi, mettendo questa, tutte le viti, quasi tutte le viti sono state inserite, quindi stavolta non ho dimenticato una vite fuori. Bo buona. Queste due viti sono una per chiudere la scocca e una per chiudere l'hard disk. Perfetto. Allora, l'hard disk. Compriamo come va messo, eh. No, va messo così. Ok. Quindi questo dovrebbe essere la parte di sotto con i tastini, sì. E questo, dove ho controllato questo, quello sta messo, quello l'avevo incastrato prima, no? Sì. Le viti ci sono tutte, tutte strette, tutto a posto. Questo possiamo, che ti dico, togliamolo dal disco, mettiamolo dopo. Possiamo fare così. Ok. Mettere già una vite che manca, che
così almeno facciamo le cose un passo alla volta. Ok, manca quella vite là e quella vite che... E poi c'è quella della fischia, poi ho finito. Perché poi il coperchio di sopra va in incastro. Ok. Allora, adesso la fischia. Eccolo qua. Riguardiamo come va messo. Così e così. Ok, questo era scorrevole, giusto? Sì, però manca una vite, aspettate. Dove cazzo va la vite della fischia? Ah, qua, eccola. Ma perché poi non serve un cazzo mettere. Cioè la vite della fischia non è. Cioè basta che lo inserisci e via. Non dimentico niente, non ti preoccupare. È la PlayStation di mio figlio. Ah, Adriano. C'è tanta passione nel tuo lavoro, mi fa piacere vederti. Ciao Giuseppe, ah, è arrivato il proprietario della. Comunque, Adriano, questa PlayStation è caduta a terra. O è caduta a terra, è stata fatta qualche cosa con il disco. Comunque, le ho cambiato anche la pasta termica, quindi quando l'accendi, la vita dal disco. Quando l'accendi, rumore zero. Allora, vediamo un po'. Almeno abbiamo la soddisfazione di accendere la PlayStation 4. A posto. Vabbè, qualche cosa non l'ho messa, tipo questo qua. Che cazzo sono queste cose? Ah, facilmente riparare. Sì, Alessandro, però secondo me è caduta per terra. No, in teoria questa non va messa così, va messa così. No, forse va messa così. Prima col culo e poi il davanti. Riparata. Vediamo. Allora, no, alto. Eccolo qua. No, questa mettiamo a posto. E questa la mettiamo in culo. Perfetto. Giusto per essere ordinato nelle cose. Questa la mettiamo qua. Vediamo cosa succede e se si accende. Nelle console Xbox c'è il problema della cinghia consumata. Appure, addirittura. Tanto in si accende. Silenziosa. Disco. Facciamo il disco. Inschiriamo il disco. Sfidiamo il disco. Infiliamo il disco. Adesso faccio esplodere. Vabbè, mo intanto che cazzo devo fare? Lo metto dentro, no? Anzi, aspettate un attimo. Ci vuole la maglietta della PlayStation per pulire il disco. Buona. Eh sì, ci mancherebbe. Comunque, Adriano, sto cazzo di cosa qua. Ci sei, Adriano, no? Se ci sei, batti un colpo, se no non dico niente. Sei peggio nella serie di Netflix, minchia, davvero. Grande, grazie Simone. Oh Simone, guarda. Guarda Simone, c'è una cosa. Guarda. Allora.
L'EPS non è stato spento correttamente. Dai, che cazzo me ne frega. Gabriele Benavides. Gabriele Benavides, Andrea Delle. Mica, quanti cazzi di profili c'ha? Andrea Benavides, giusto? Infatti si chiama... Dove sta il nostro amico Andrea? Sì, Andrea. Adriano. Adriano Benavides. Adriano Benavides, dove cazzo stai? Copia dell'applicazione in corso. 9 giga. Indietro. Quindi funziona, vediamo cosa fa la copia del disco. Mi sto facendo la copia del disco. Facciamo un test sul disco. Giuseppe, Frank, complimenti, grazie. Ma la PS4 copia la fume per l'alimentatore, non se ne fa più niente, c'era qualcos'altro? Eccola qua, sta lì, ho recuperato l'hard disk. Quindi l'hard disk l'ho tolto, sta qui. Mi sono recuperato GT5, almeno GT5, perché a me manca GT5, perché io ho la PS4, e dovrò fare un video su un'altra PS4, magari faccio la live, dove praticamente il mio non serve il disco, perché manca il ferretto dentro, quindi prenderò la scocca di qua e la metterò qua. Cambierò la pasta termica, che deve essere cambiata al 101%, quindi magari lo faremo in live o farò un video. Questa PS4 non funziona perché guardate dove sta il processore, eccolo qua. Poi un'altra cosa che vorrò fare una modifica molto essenziale, vi dico. Il dissipatore, prima di far dissipare l'aria, dove passare dall'alimentatore. Io vorrei togliere l'alimentatore dalla PS4, ne voglio usare un altro esterno. Quindi toglierò sicuramente l'alimentatore. L'altra la userò, la terrò per ricambi. E quella lì sto aspettando un attimo che mi dicono spediscimela. Però il problema è che io te la spedisco, che magari lui non ci crede quello che è successo, ma tanto guarda il video. Mi tengo l'hard disk e ci recupero qualche soldo. E almeno anche la... Come si chiama la... Ecco tutti i componenti della PlayStation che mi sono ripresi. Pure il DAP 045 che avevo saldato. Guardate. Qui ci sono i diodi SMD. Qui ci sono i diodi SMD, i diodi normali e i diodi Zener. Qui c'è un DAP 045. Eccolo. Uno l'avevo utilizzato per il video, l'altro che poi me lo sono ripreso, eccolo qua, che poi i componenti li avevo comprati anche dall'Express doppioni, eccolo qua l'altro DAP 045 che me lo sono ripreso, giustamente me lo sono ripreso, però adesso lo metto qua dentro, prendo un pezzo di nastro, ok. Oggi è stata un po' approssimata questa live, perché non ho messo due telecamere, non ho messo il DAP, vedi, me lo metto qua così rimane lì protetto. Queste sono i diodi che avevo comprato, tutti i transistor, vedi? Questo qua è quando avevo fatto la cosa del fusibile. Le resistenze che avevo montato me le sono rismontate, mi sono tenuto anche i diodi quelli originali che erano... Uno era buono, però comunque, siccome quello accanto era esploso, l'ho cambiato. Le resistenze comunque me le sono riprese. Ho detto vaffanculo, magari un giorno una resistenza del genere mi serve. I diodi che ho saldato l'ho ristaccati. Il pontidiodo nuovo è uno di questi, questo qua. L'altro comunque risultava buono. Comunque me lo tengo lo stesso, perché è un diodo da 8A. Poi, queste sono le resistenze dei diodi, i DAP. E qui abbiamo i nostri integrali, che tra cui abbiamo anche quelli nuovi che li ho presi da AliExpress. Il diodo comunque me lo sono tenuto, quello lì da originale, perché quello che ho messo da 15A facendo alcuni con un'attaccata mi è esploso pure quello, anche se nel video non l'ho detto, ho detto che è esploso solamente il 40. Un 40 comunque mi è rimasto vivo, che l'avevo saldato, è andato via il fusibile e me lo sono salvato e vaffanculo. Quindi non ho voluto sprecarne un altro, ne avevo tre. Uno è esploso, il primo, il secondo è esploso, il terzo sono riuscito a salvarlo.
Perché costa 6 euro quello. E basta, quindi i componenti me li sono tutti tenuti. Mi sono tenuto pure le bustine, se nel caso devo metterli, se nel caso devo metterli da qualche parte. Quindi questa è la fine che ha fatto, cioè l'ho smantellata la... il disco qui sta andando. Qui sta andando, quindi il lettore sta andando bene per adesso. Ovviamente con calma, magari con calma mi sposto la PlayStation, perché qualsiasi sollecitazione posso andare a smuovere il disco. Così almeno io mi posso sedere e leggere un attimo la chat, e questa riparazione è andata molto 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 bene. Con calma si fanno le cose. Cioè, voi immaginate se devo fare una cosa del genere facendo un video, mamma mia, e poi doveva essere un video tutorial. Però io, ci sono alcune persone... No, ho capito dove va. Adesso non vi preoccupate, ho capito dove va. Non ce la conosco. Comunque, complimenti. Giuseppe. Adesso stavo leggendo i messaggi da Alfredo. Che vabbè. Dai che ci siamo quasi, infatti. Ci siamo quasi. Che pasta dei mega usi, questa. Che pasta, ok, grazie Giuseppe, sono molto contento di vedere riparata la PlayStation di Gabriele. Prego Adriano, potresti usare un disco SSD al posto del hard disk più veloce per la PlayStation? Certo, bravissimo Adriano, grazie Adriano. E Riccardo, bella, io l'ho fatto su PS3 e PS4, girano molto meglio con l'SSD. Metteresti un trimmer regolabile all'esterno per aumentare la velocità delle ventole sulla PS4? In questo modo favorisci un buon raffreddamento e il cambio della pasta termica, oltre al cambio. Guarda, non lo so cosa potrebbe causare all'integrato che gestisce la velocità della ventola, perché più veloce di così devo aumentare anche il voltaggio e magari no, lascerò così. Al massimo di una se ne compro un'altra se si rompe. Comunque sì, ci sono. Alberto Margherita anche, comunque si mette la chiocciola, non l'hashtag, mi sa Riccardo. Oh, aspetta, forse è giusto, vediamo. Eh sì, perché gli hashtag non funzionano. Sbaglio, ho dimenticato una vite. Eh sì, cos'è quel coso? Poteva essere una vite sempre più. Vabbè, ma la mettiamo. Io ho un problema che non rileva bene il wifi. Cosa può essere? Ma lo sai che il mio cellulare mi sa che ho lo stesso problema ultimamente, perché lo uso per lavoro. Entro in casa, non mi va il wifi, poi sconnetto e va. Oggi l'ho fatto a casa di un cliente, ma che cosa. Ero magari rimasto male, adesso ci siamo. Ok, Arctic MX2 o 4? 4. Non vai a cena, ho mangiato prima di scendere. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, grande, grandissimo. Ma quell'oscilloscopio cos'è? Quello lì l'ho comprato 15 euro al mercatino, funziona perfettamente, l'ho già utilizzato mentre ero in chiamata con un mio amico per fare alcuni test su non lo posso dire, su un pet, perché non funziona, devo riparare. Il disco comunque sembra andare tutto a posto e niente, devo fare un video su questo, guardate. Allora, al massimo, dipende che ore sono, qui dovrò cambiare la pasta termica. Questa funziona perfettamente, ma ci dovevo cambiare la pasta termica. Poi non un'altra Xbox, quella nera più grande, la Pro E, che non si accende e dovrò riparare anche quella. Questa qui in teoria dice che quando l'accende massimo va al massimo. Va al massimo. Qualcuno fuma qua. E dovrei smontare questa. Secondo me questa qua è più complicata da smontare. Questa è molto più complicata secondo me. Ti immagini, faccio un video di quello della spazzatura. E ecco Massimo, vedi? Ecco. Questo come cazzo si apre, mo? Oh madonna. Qua sicuramente c'è una vite. Vediamo se è vero, eh. Rotto il cazzo però, eh. Che cazzo c'è qua sotto? C'è qualcosa secondo me. Qua sotto qua si vede qualcosa, no? Sì, qua c'è qualcosa.
Ma che cazzo, Massimo, come si apre sta cazzo, dico? Perché secondo me tolgo questa e si apre così. E no, è che... Ciao Angelo. È che chi usa questa cosa qua fuma ed è pure ingiallita di fumo. Qua si vede che è un po' ingiallita. È partita, eccola qua. Quindi lettore a posto. Premi X. Ah, ma cazzo funziona? Non so come devo giocare io. Come funziona qua? Ma dove è start qua? Si sono piegate le punte del bianco. Che cazzo mi frega le punte della pinzetta? Ecco, guarda come si è piegata. Il cellulare non mi rileva i due file. E quelle poche volte che rileva, rileva uno, due, tre attacche. Si sarà staccato il cavetto dentro del due file, ma comunque aperto. Oppure c'è cioè io. Ne smonto poche. Riprendi. Ah, ecco, sto giocando. Come che si tira col cerchio? Non ho mai giocato a un FIFA se non di punizione. Minchia, guardate, guardate che rete. Minchia, oh, una potenza! Una potenza! Mo la metto la vita, Adriano. Ho provato a riattaccare, ma quando non si vede dove fai. E allora è fottuta la scheda. Per tutta la volta che è stata attaccata. Connesso a dove fai. Comunque le cose si usurano. Poi comunque lì ci vuole una diagnosi di un tecnico. Allora, come cazzo si gioca qua? Allora. Minchia, minchia, FIFA. Dammi la palla, prendi la palla. Aspetta, io sento vibrare perché c'è il coperchio del coso che vibra. Infatti, ma non vibra più. Oh, comunque la rete l'ho fatta, eh. Si è scaricato la batteria della telecamera. E vaffanculo, basta, funziona. Come si spegne? Spegnimento. Entra con la cosa e spegne la PS4. A posto. Scheda madre, la scheda di ricarica che è collegata. Ah, ok, la scheda di ricarica. E magari devi cambiare quella là, però guarda, ci vuole sempre una diagnosi di un tecnico, perché un tecnico magari il ricambio ce l'ha, lo prova. Però potrebbe anche essere quello, potrebbe essere sulla scheda madre. Chi ha mai avuto problemi del genere? Poi solamente uno che ripara cellulari sa di questi problemi perché magari li capitano spesso. Ciao Xmanos. Allora, devo mettere in carica la videocamera. Così poi dopo chiudo sta live e me ne torno a casa. Allora, il caricatore, ecco. Dove cazzo sta il caricatore, mo? Dove sta il caricatore? Pokémon mi manca pure il treppiede della telecamera che c'è la Davide Gatti, che me l'ha recuperato dalla cosa là, dalla fiera. Sì, ma l'alimentatore? Sì, ma l'alimentatore? Ma l'alimentatore? Ma l'alimentatore dove cazzo sta? L'alimentatore della... Dove cazzo l'ho messo? Alimentatore. Io sono arrivato quel giorno e
Che cazzo ho messo dentro? La busta non c'è. La busta l'ho svuotata. E l'alimentatore? L'alimentatore delle videocamere? L'alimentatore? Ah, aspetta, perché l'alimentatore non me lo sono portato. Non lo sono portato, l'ho messo solo in carica e poi avrò messo l'alimentatore qua dentro. Questo mettiamolo qua, questo lo mettiamo qua. Ok, acceso. Perfetto. Quindi la PS4 è stata riparata. Buona. Quindi Adriano adesso sarà contento. Allora, una buona serata Giuseppe, è stato un piacere vedervi. Ciao, Salvatore Misseri, ci vediamo alla prossima. Allora, a volte si brucia il chip del wifi, oppure magari si fotte. Va sostituito. Giuseppe, ti potrebbe interessare mettere mano su degli alimentatori del per SFF? Ne ho due defunti, teoricamente siano pure vicini per evitare spedizioni. Quando vuoi vieni, scrivimi su Telegram, all'inizio della chat. Vieni qua, vieni, guarda. Invia. Guarda che l'alimentazione della Play per farlo funzionare. Guarda che l'alimentazione della Play per farlo funzionare senza che sia collegato lo devi ponticellare. Il cosa di ponticellare? Il hatch più e meno. Non so qual è. Ma l'ho già accesa la PlayStation con un alimentatore diverso da quello della Play. Comunque, quanto sei alto? 1,80, voglia di crescere. Allora, perché mi sto mettendo la cosa dentro. Perfetto. PlayStation riparata. Riparata. Perché ci ho messo pure la pasta termica nuova. Adriano. Ano. Domani magari vedo se te la porto io. Ok, adesso però questa qua, per aprirla, no, facciamoci così. Grazie, raggi Rice. Giuseppe, sono entrato e poi ti scrivo grazie. Ok, hai visto la risata, no? Sei un genio, ma alla grande, mio carissimo Giuseppe. L'amplificatore si accende. Questo qua, guarda, a proposito, dimmi che problema ti dava l'amplificatore, l'hi-fi, quello che cazzo è sia, perché io l'ho provato e non si accendeva, l'ho provato la seconda volta e non si accendeva, ma porca puttana, perché ho accesso e funziona, cioè a volte sì, a volte no, quindi non è quando fanno i difetti. Ah, aspetta cazzo, aspetta, devo fare un'ultima cosa, devo prendere la Play. Metterla frontale di nuovo, aprire 1 e 2 e mettere la vite mancante. Eccola qua. Era quando l'avevo messa da parte di là, era quella mancante che stava insieme a quelle altre. A posto, vite inserita. A posto. Adesso mi potete fare i complimenti. A posto. Allora. Buona. Si può mettere il tramer per farlo andare un po' più veloce quando va al minimo. Ah sì. Mamma mia. Meglio non toccare. Non è mia. Ma anche se la mia la lasciavo così lo stesso. Allora, perché per aprire questa qua, secondo me, bisogna togliere questo. Cioè, ogni volta con le PlayStation, per i wifi devi sostituire il router. Può essere. Bella Giuseppe, quindi tu riesci ad andare in discarica a recuperare queste cose? Non sempre, questo qua non è da discarica. Questa qua non è da discarica. Questa è una data Massimo Lava, che ha scritto poco fa in chat.
Ma come cazzo si apre però sta cosa qua? No, qua solamente le vite a drizzo. Così? No. Così? No. Ma cazzo è questa cosa qua? Viti qua sotto non ce ne sono. Questo qua è secondo me, perché c'è il sigillo di garanzia. Togli l'adesivo dalla parte sotto della scocca e tutto è incastro. Togli l'adesivo dalla parte di sotto, nera della scocca e tutto è incastro. No, l'ho rovinata qua e basta, vabbè. Questo qua secondo me c'è da togliere. Ma come cazzo si toglie? Dai, po'. Ma perché devono fare tutte queste cose così sceme? Ehi, Adriano. È in live sto? La penso che hai capita. Grazie. Grazie. Mo vediamo se riesco domani a venire, dai. Dai, bellissimo, bellissimo. Mi raccomando, però dopo le 2 o dopo le 3, perché io... No, io lavoro fino alle 7, 8 forse domani, non lo so. Ok, dai, va bene. Comunque le ho cambiato anche la pasta termica, quella che va sul processore, che la fa surriscaldare di meno. Dai, buonanotte, Adriano. Sì, 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 buonanotte, grazie. Prego. Allora, domani ti aspetto. Sì, ciao. Bellissimo, ciao, 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 ciao. Non ho un cazzo da fare, no. Cosa tocca davanti, queste cose subito, subito. Pronto? Aspetta, aspetta, rifallo. Ancora? Dai, perché? Fa di qualcos'altro, no? Comunque qualcuno che mi chiama in diretta mi fa proprio scorreggio dal culo. Per me basta un semplice economico a pesette ventilata come quelle per i notebook. Ciao Giuseppe, viva la gnocca. Sei tu che mi hai chiamato, Eros. Ma non ho capito come si apre. In realtà puoi aprirla senza togliere l'adesivo. Scaldalo un attimo con l'aria calda e si toglie l'adesivo. Ma l'adesivo vale questo? Io l'unico adesivo che vedo è questo qua, che l'ho già tolto. Questo qua. Non ci sono altri adesivi. Io non ne vedo altri adesivi qua. Allora la base nera sotto si toglie l'incastro, devi forzarla un po' tutto qui. Ah, ok, no. Oh. Affanculo, fatto. Tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio, tu. Sì, però secondo me qua c'è qualche cosa che la blocca qua. Capito? C'è qualcosa che la blocca qua. Se io non tolgo qua questa cosa qua, c'è una vite. Ah, forse quella è l'ultima. Quello non l'avevo visto. Non è che la sto rovinando poco poco, eh. Allora. Minchia, con le PlayStation ogni volta, oh. Con le Xbox ogni volta, oh. No, secondo me c'è qualcosa qua. Io perché devo andare a vedere i video su YouTube? Dicevo tu, i tuoi non li guardano, sì, devi guardare anche quelli degli altri.
Ecco qua, va. Ah, ma ho capito. Vedi? Ma ho capito sta bastarda. Sì, ma il tasto che c'è lì? Ah, tutto incastro è sta bastarda. Sì, il tasto rimane lì. Ah no, non devo toccare questa, è questa che devo toccare. Sto sbagliando. Magari piano per non rompere lì, ma sì, che tanto poi si chiude. Si chiude lo stesso, mi metti un po' di colla. Ah, ok. Ok. Anche col cacciavite, che animale che sono. Ok. Non è che l'ho rovinato molto, che poi questo qua non è. È tutto arrotondato questo qua. Ho rovinato poco poco qua. Basta, non così bene, ma sì, tanto. Guarda. E mo? F5, F6, F4, F2, F1, B sulle B, sulle C, C, B. Ok, sulle C vanno queste qua, sulle C vanno queste, sulle F vanno quelle, vabbè. Mi ricorderò. Allora, vediamo un po'. Ora tutte le viti per rimuovere la scocca superiore. Ok, bello il il MacBook Pro dietro, mettici dentro un bel PC Windows alla faccia di Apple. Hanno risparmiato parecchio con le chiese, siccome tutto è incastro. Cosa che non è questa One? Non il MacBook, questo qua. Non cioè, parte al massimo le ventole, surriscalda troppo. Solo la pasta termica qui c'è da cambiare. Manco l'ho accesa, vediamo. Andiamo adesso, va. Vediamo, mi prego un attimo il cavo, Come si accende? Sì, ma non lo noti così. Sicuramente ci devi giocare. Sarà piena di polvere. Ah, cazzo, la polvere non l'ho tolto nell'altra, in quella PlayStation là. Vabbè, lì basta che la apro un attimo. Li soffio dentro. È vero, mi ricordo che non gli ho pulito il coso. Ma no. Ma vaffanculo, va. Sì, infatti non l'avevo pulito. Vabbè, mo li passo col compressore sotto e se ne esce la polvere. Guarda qua cosa c'è. Ah, che scemo che sono. Domani passo col compressore dentro. Tanto si toglie lo stesso. Ok. Onestamente la Play era pulita. No, ma è pulita. Non è. È la polvere che c'è dentro. Cioè, la polvere si crea sempre. Quella non la fermi mai. La polvere è impossibile da non farla entrare. Poi con la ventola che arieggia. Allora, questo qua l'ho tolto, ma secondo voi la scocca già si toglie con queste quattro? Può essere? Vediamo, Però è un po' strana sta cazzo di cosa. Vediamo, così. C'è qualcosa. Ah, c'è qualcos'altro che la tiene, infatti, quest'altra verde che sta in mezzo. Eccola qua, vedi? Ah, ecco, manca la vite verde al centro, eccola qua. Vediamo. Eccola qua.
Allora, questo lo mettiamo qua. Oh, scusa, questo da dove viene? Ah sì, pensavo che era la PlayStation. Ok, perfetto. La polvere, vedi che c'è. Ok, allora devo arrivare qua. Per arrivare qua devo togliere tutti questi viti. Ah no, aspetta. Non c'è la polvere normale, ma non ce n'è tanta. Questa è da Toshiba, da un tela. Comunque non è neanche difficile arrivare a questo punto per cambiare l'hard disk magari, eh. Vabbè, questo dopo si pulisce, lo porto domani al compressore. Secondo me neanche arrivare al dissipatore è difficile. Cioè non devi smontare tutto, guardate che bello, eh. Questa è... mi sta piacendo, Che adesso tolgo questa. Cioè non devi togliere neanche tutte le viti, perché togli le verdi e queste quattro qua. Sì, devi bloccare la ventola per soffiarla. C'è forse in un video dove smonto un computer fisso che pulisco la ventola della scheda, non so di che ventola pulisco, ma l'avevo bloccato, forse no, non mi ricordo, comunque si vanno bloccate. Usa un pannello per la polvere, domani passo... Devi, se sei usato la palestra di pulire, non togliere altri viti. Ah, eccolo. Lui l'ha scritto già. Gladio Rosso YouTube. Gladio Rosso YouTube. Comunque, Gladio Rosso, se prima non ti ho salutato, buonasera. Di solito muore qualche MOSFET sulla 12 volt perché ritorna la corrente. Ok, allora. In teoria questo qua adesso è incollato dalla pasta termica. Vediamo. Sì. Dovrei accenderla secondo me e la rimuovo, così scaldo un po', sennò in teoria dovrebbe venire. Non c'è niente che la tiene. Ma aspettiamo che scalda un po'. Ma l'ho tolte le viti sotto. Certo che l'ho tolte. Questa non c'entra un cazzo. Minchia, il dissipatore dove sta il coso qua? L'alimentatore. Andiamo. Guarda, non se ne viene. Mo' sta scaldando la processore. Quindi. Guarda che se tiri, si tiri, poi staccare il processore qua. No, si devono mettere le mani su. Sinceramente, se devo mettere le mani su questa cosa, no. La pasta termica devo cambiare. Le viti le ho tolte. Queste qua. Non c'è nient'altro che viene. Niente. O forse... scusa. No, non dovrebbe esserci nient'altro che tiene il dissipatore. No. Secondo me è la pasta termica che è incollata. Che cazzo è qua?
Cosa dico? Filippo Cervellera, buonasera da Misciagni, mi dico Giuseppe, grazie. C'è la croce metallica da smontare sotto, devi togliere prima l'hard disk, l'inventatore e Blu-ray. Ah, spegni, stacca le video da sotto e tira fuori la main board. Ah, ecco, vedi? Ah, mesagne. Quindi, ah, è vero, la parte... Ah, c'è la parte metallica. Cioè, scusa un attimo, non gli bastava solamente queste quattro viti qua per toglierla. Ah, c'è la parte metallica sotto la scheda madre, ecco perché non viene. Quindi devo smontare tutto, pure qua. Madonna mia. Come cazzo si smonta questa cosa? Allora, vediamo un po'. Allora, intanto togliamo il disco. Vabbè, smontiamola tutta, che cazzo devo fare? Niente, devo smontare tutto, dai. Pensavo che era semplice, invece no. Uno. Allora, facciamo così. Allora, C3. Facciamo così, C3. C4. Mettiamo in ordine, C3, C4. C5. C5. Ciao Nicolas. Aurora, il link di Nicolas devi mettere, che poi sono uguali. Nicolas, mettilo tu perché non lo sa. Basta staccare i cavi. Eccolo Gala Simone. Ciao Gala Simone. C1. Il C2 l'ho tolto. No, eccolo qua. C1. C2. Ah, sono tutti uguali. Secondo me sono... sono perché devi mettere tipo in ordine. B1. Ciao Col Guidi. Chloe Guidi. B1. B2. Il link del tuo canale metti, così la gente si iscrive al tuo canale. Ciao supporto Intel, dove sei stato? Hai mangiato? Questa qua è sconosciuta e diamola come B3. Ok, tutte le viti qua le ho rimosse. Ok, qua inizia a venire tutto via. Potevi stare dove stavi. Ah, perché lui vuole che togli le cose una alla volta. Allora, hard disk rimosso. Poi, lettore disco. Rimosso. Ok. Alimentatore rimosso. Che cazzo alimentatore, oh? Che poi sono dei figli di puttana perché... Sono dei figli di puttana perché questo qui, l'aggancio, questo l'hanno messo proprio che tu, se metti la mano così, sei comodo col dito. Invece così, tu non sei comodo a toglierlo. Cioè, che cazzo mi fa una cosa che tu questo qua così? Sono solo dei figli di puttana. Perché proprio lo devo dire che sono dei figli di puttana. Che cazzo. Allora, intanto qua ci sono cose che devo rimuovere prima. Perché ovviamente, se no, non vanno via. Tipo, frontino davanti. Dovresti presentarlo tu, no? Metti il tuo canale e poi lo presento. Lui parla di fotografia, videomaker, recensioni fotocamere e videocamere. Lui è Riccardo Micotisti. Anzi, Aurora può mettere il link di Riccardo perché ce l'ha, perché è iscritta. E Aurora adesso sì, ah, ecco, pigliere di fotografia, no? Cioè, Aurora c'è anche, è mitica. Poi comunque lui è di Marciano, Aurora, eh. Questo qua tolto dal cazzo e questo lo mettiamo qua. Ok, perfetto. In teoria questo qua è l'altra cosa che bisogna togliere. Secondo voi devo fare una lavia a parte? No? Questa sembra essere più veloce, che di modo la richiudo subito, a parte che ho preso la mano. Perfetto. E questo qua tolto pure. In teoria adesso basta forse togliere una vite? No? Controlliamo se ci sono vite in più. No, è tutto a incastro adesso.
Vediamo. Perché c'è la porta USB qui? Che poi non mi fa rimuovere niente. USB incastrata qua dentro. Di qua incastrata qua. Ma porca puttana. Ma tu pensa come cazzo si può aprire una PlayStation? Cioè, se qua è incastrata e di qua è incastrata, c'è una clip metallica vicino all'USB da togliere, occhio. Ah. La voglia stare qua. Meno male, grazie. La voglia stare qua. Ah, adesso ha più senso. Adesso ha più senso, grazie. E ancora grazie, Gradio Rosso YouTube. Poi dovrò visitare sto canale perché sembra che è un canale di YouTube. No, dai. Vedi? Gliel'ho messa in culo. Gliel'ho messa in culo. Vieni qua, figlio di puttana, vieni. Non è che mo con le unghie spacco i componenti, no. Eccola qua, vaffanculo. Rimossa. Oh. Minchia la pasta termica qua. Grazie per la pelata. C'è per attrezzo per non il campo, ma sei bravo fai anche con che c'è vite. Sì, no, non l'ho usato stavolta il che c'è vite. Ho usato quel raggio di bicicletta. Modificato. Allora, ah, è pulita? Minchia. Minchia, la tosta, sai? A posto. Sempre tosto. Dopo luglio viene agosto. Sei sicuro? Sempre duro. Per chi fosse interessato al mondo della fotografia e tecnologia, al mondo Apple e Android, invito ad iscrivervi al mio canale, il Pigliere di Fotografia. Vi ringrazio per il supporto. Prego. Ce l'avevo lo spazzolino. Ma se mi devo mettere di nuovo a cercare lo spazzolino qua, ce ne va un'altra giornata. Ma vaffanculo. No, no ma... No, è troppo dura. Guardate. Minchia, questa è troppo dura. Vabbè che in teoria potete anche lasciare la pasta termica qua. Però magari i componenti soffrono un po'. In teoria questo qui dovrebbe squagliare un po'. Quando lo rimetterai in piegano un pochino, usa per pulire l'acqua e sopprimere mancanza di alcol etilico. Prova a riscaldare poco. Ma sì, faccio così. Pulisco lo stesso, piano piano. Non voglio riscaldare. Tanto con calma, non ho fretta. Cioè, in teoria ho fretta, però...
Perché tanto con lo spazzino non faccio niente. Cioè lo spazzino pulisco quello che ho tolto con la cosa qua. Allora, prima cosa, prima di spaccare troppo lo spazzolino, questo lo tolgo così. Oddio, dai. Dai, più o meno diciamo che passi in mezzo gli integrati qua. Così, così. Dai, dai, che non serve neanche l'ago, che questo qua passa bene bene in mezzo, dai. Questo cos'è? Era della sporcizia. Altra sporcizia qua. Ok. Diamo una spolverata. Scusa un attimo, ma qua ci va la batteria a tampone? Sì, ci va la batteria a tampone qua. Però mi sa che c'è, no? No. Non c'è. Possibile? Possibile, qua ci ho sputato con la saliva. Vabbè, buono, dai. Sono un raggio di biciclette e mi piace vedere periodicamente. Io uso uno stuzzicadenti in legno, almeno non graffia. No, non c'è. Io no, metallo che rimuovi i componenti scheggiano, solo plastica, però non mollo con l'alcol. No, ma proprio questa qua la punta non è è arrotondata, proprio comunque faccio piano 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 piano, faccio, non è che gratto sopra. No. Guarda, è precisa. No, no, vado piano, vado piano. Poi mi va sempre bene, mi sapete queste cose qua, no? Allora, pasta termica. Anche qui la spalmata. La spalmata come quando che compri il dissipatore già con la pasta termica spalmata, no? Ecco qua. Siamo qui, parti vuote. Facciamo una lisciata giusto per dare omogeneità alla pasta termica. Ok. Adesso. Non mi sono spaccato, no? Ok. Allora, questo qua adesso dobbiamo chiudere e non farlo spostare. Non è possibile non farlo spostare. Ok, questo qua, mo. Allora, così. 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 E così. Ok, 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 questo sta nel dentino, questo poi è così, deve andare, come deve andare? Sporche, però cose di saldature che ci sono, non è stato difficile questo metterlo, va? A posto, la prima è andata benissimo,
Ma il link che metto non è cliccabile? No, è cliccabile. Cioè Giuseppe, sei un grande, puoi pulire il WD-40 e lo sciogli in un attimo. Ma abbiamo usato questo qua, l'L15. Anzi, lo devo mettere nel furgone che domani mi serve questo qua. Allora, no, non c'è. Ok, vediamo. Non c'è Giuseppe, sei un grande, per pulire usa il WD-40 che lo sciogli in un attimo. Non ce l'ho buttato da qualche parte. Il link non è cliccabile. Dove sta? A parte che... No, è cliccabile il link, l'ho cliccato. Ah, quello del nicotista è cliccabile, il tuo? Pure il tuo è cliccabile, a posto. Poi, ciao Giusimo Forza Lecce, MR Andrea 90, Mister Andrea 94, ciao Mister Andrea. Non pubblico video, ok, non pubblichi video. Hai dimenticato di dire che chi non si iscrive al mio canale non arriva domani, porto sfiga. Salve da Bosco Dio, vorrebbe l'attrezzo per rimuovere il clamp, ma sembravo che quello a letto, che bella pelata, se usi il cacciavite fa danni assurdi, per chi non fosse interessato vado a letto, io ho smontato un fisso con Pentium 4 a 3,4 GB, ho trovato una pasta, è dura anche qui, ma vado a smoccare che ormai vedo che cammini da solo con questa One, sì, infatti, e ti ringrazio tantissimo, io sono qui che seguo, come mai non è cliccabile Giuseppe? Oh, io l'ho cliccato e è andato. Adesso lo metto pure io. Allora, vediamo dove sta. Ah, l'ho detto. Pigliare di fotografia. Copia. 158 iscritti. Incolla. E dopo lo invio. Allora. Ok. Ah, dove stiamo arrivati? Allora. Quando lo rimetterai, piegalo un pochino. Usa per pulire l'acqua. No, piegalo un pochino. Avevo pensato di piegarlo per dargli più... Perché mo che l'ho visto... Sembrava che dovevo piegarlo un po' giusto per dargli, diciamo, più pressione. Però lo devo piegare queste qua più verso così. Però... Ma sì, ma sta, eh. Sta, dai. E allora, questa volta lo piego di più. Allora, come mai non è cliccabile? Quando lo rimetterai, piegalo un pochino per pulire la sua mancanza. Però è stata un po' luna piena oggi. No, no, metallo, che rimuovi i componenti. Scheggiando la plastica, minchia, molti messaggi mi rovano. Con un raggio di bicicletta ti piace vivere pericolosamente. Io uso stuzzicadenti in legno, no, non c'è. Giuseppe, sei grande per un sito di 40, Giuseppe, perché il link non è cliccabile. Pulisci anche il dissipatore per la ventola poi. C'è Giuseppe che si dice tutto a posto, ma la foto che ti ho fatto vedere su Discord, quello che ti ho promosso, me l'hanno compro sul serio o ti è piaciuta? Me lo comprovo sul serio o ti è piaciuta? La foto che mi ha mandato su Discord. Che foto era? Dimmi, che mi ricordo. Pile di fotografia, link, io clicco e esce il tuo canale YouTube. Ok. Ciao amore. Come sta andando l'animazione? Tutto a posto per adesso, niente figure di merda. Buonasera, ciao Michele, 1234. Bella, minchia, oggi mi hanno rinciullito al lavoro. Che vita di merda. Antonio Colombo. Io tra un po' non lavoro più. Sotto X-Pump, metti il pad, dissipa meglio. Oh, madonna, ormai. Top, a posto, grazie. Sotto l'X-Pump, metti il pad. Cos'è l'X-Pump? Questo qua. Giuseppe, devo cambiare l'alimentatore del PC. È la prima volta che mi metto a mano. Devo inserire un alimentatore modulare Corsair. Qualche suggerimento? Allora, qualche suggerimento lo trovi sicuramente nel canale di Falco 75 o di MB Hardware o di Saditec, oppure in un video io ho messo un alimentatore buono e troverà un link di un PC gaming per Antonio che ho fatto. Ciao Doris, buonasera. Come mai non lavori? Per scelta, non mi sento a posto fisicamente, Milano inizia un po' ad essere pesante, ma sono tante cose che... Compro 80 plus minimo, gold, infatti, quello lì è quello che ho messo nel video. Allora, o le rimuovo queste qua e faccio quello. Le piego un po'. Sai cos'è? Che se le cose le tocchi due volte, può darsi che dopo poi ti penti. Senti, è andata bene una volta e non voglio rischiare la seconda. Lasciamo stare così. Tanto mantiene, per mantenere, mantiene. Fidatevi.
lasciamo stare. Non voglio fare danni perché me l'ho cambiata. Basta temere, lasciamo stare così. Apprezzo i commenti, suggerimenti importantissimi e sicuramente ne va la prossima volta. Tanto io sto qua. Massimo ha due passi, capace che tra un po' Massimo mi bussa alla porta. Giuseppe, aprimi. Ecco, come faccio a capire come vanno collegati i cavi? Io ho anche un lettore DVD. Come faccio a collegare il PS2 al lettore DVD? Allora, a parte c'è un'istruzione, sono chiarissime. E poi comunque vieni su Discord e ti diamo una mano. Metti il pad. Va bene, facciamo. Allora, mettiamo sto pad. Poi mi devi dire tu dove. Aveva qui. Su riscalda sta PS1 qua. Allora. No, non riesco più a togliere. Allora. Uno. Due. E poi qua vicino no, neanche ci sono resistenze che dici. Al massimo fa saltare una pista, ma non la faccio saltare la pista. Ok. Ok. E ok. Allora. Cosa devo fare adesso? Intanto piegare queste, detto, no? Tipo così, giusto? Uno. E due. Li ho piegati un po' così, eccoli. Uno. E due, questi li ho piegati. E ci siamo. Il pad. Qui. Su questi componenti. Qui? Così? Tu sei un mito, Nicolas. Qui? Non lo so, qui? Loris, se non si accende i problemi potrebbe essere due. Ho fottuto il chip e ti ho le linee 12 volte di alimentazione in corto. Metti il pad al centro. Come hai fatto allora? Va. Questo qua, come da te suggerito, l'ho piegato. Al centro quello, Giuseppe, forse non è solo al centro qua. Raffreddano questi condensatori qua. Vabbè, dai. Fatemi controllare perché questo qua non voglio che poi si sganci. Vabbè che dopo ci fanno le viti. Ok. Questo qui si riscaldava. Come dalla pasta termica, data una pulita, anche se non c'è tanto bisogno. Ok, dai, va benissimo. E la parte iniziale della live ti sei perso. Che c'era un. Ho riparato un lettore di una PlayStation che non è. Che non espelleva il disco. E adesso invece lo espelle. Questo ragazzo va, no? Così. No, non mi ricordo come andava questo. Forse andava così. No, non andava così. Oh sì. Ah sì, così. Senti, come andava, andava. Sicuramente mo non va come deve andare. No, questo andava così. Forse un po' piegato. No, sta cazzata qua. Potevano anche evitare di metterla. Questa mettiamola così. Però è strana sta cosa, perché... Vabbè, quando chiudo per rimane incastrato, dai, che cazzo me ne frega. Allora, questo qua va qua. No, così, così. Così qua no, aspetta, questo va qua. Che cazzo dico? Aspetta, questo dove va?
No, questo va qua. Ok, questo va qua. E mettiamo questi video qua al volo, così ce ne andiamo subito, perché mi sono caccato un po' il cazzo. Ok, questo va qua. Questo va qua. E poi faremo il video sulla riparazione dell'altra Xbox e... di Massimo, perché me l'ha portato i due. E quindi là ci faccio un video, perché è più da saldare, sistemare l'alimentatore alla parte interna. Anche perché a MCP90 mi fa... Io ho cambiato direttamente l'alimentatore. E vedi? Ho cambiato l'alimentatore. E il problema sull'altro alimentatore, ho detto, se riesce a recuperarmelo, me lo dà. Così lo riparo. Forse. Però non mi ricordo se mi aveva detto che forse l'aveva cercato, non ce l'ha più. Non mi ricordo sinceramente. Però è una cazzata, eh. Cioè, un video di... Cioè, lo posso far durare anche 5 minuti. Dirò, Massimo mi ha dato una Xbox da riparare e il problema è subito ve lo faccio vedere. Tanto in 2 secondi si smonta l'alimentatore esterno, non devo neanche smontare la Xbox. Al massimo vi faccio vedere solamente che cambia la pasta termica, cioè che poi i video tutorial ci sono, è giusto per far vedere che comunque lo faccio e basta. Video di intrattenimento sono, e che qua ci siamo. Allora, vediamo cosa hanno scritto. Il clamp basta che mantiene e si mette in posizione corretta quando riavviti le main board con lo chassis metallico. Allora si potrebbe essere probabile il beep on off e il problema comune alle One. Benissimo, adesso soffio con il compressore. Sì, ma ho visto che mandare in assistenza costi più di 100 euro. La parte piatta della clip, schiacciala sulla main board. E lo so, la parte piatta della clip, schiacciala sulla main board. Ah, la parte piatta della clip, schiaccia... Ah, questa qua, sì. Lì mi uccide ferro da stiro ormai. Ferro da stiro sta sopra in casa. Allora, soffio col compressore. Il compressore ce l'ho di là, al massimo la pulisco così. E poi non è che c'è molta polvere qua. Una volta pulito qua, a posto. Cioè, se questa polvere qua si è posata, cioè in questo lasso di tempo che è stata usata, non è che capirai quanta se ne posa l'altra, perché ce n'è poca, eh. Cioè non è polvere che devi togliere per forza, questa può anche rimanere. Ma guarda qua, voglio dire che cioè, va benissimo. Allora, sto bastardo li mettiamo al suo posto. Mettiamo le viti che vanno qua. Allora, prima mi sa che stavo così, no? C2. Allora, ci va C2 e questo qua. Che poi che cazzo cambiano queste viti qua? Tutte uguali sono. Tutte uguali. Secondo me è perché devi montare, come dicono loro, C1. No, sono tutte uguali, tutte. Non è vero che ci posso mischiare. Comunque C1. Sono uguali, identiche. Cioè sono identiche, le vedo io da qua. Sono identiche. Il mischio, infatti sono uno scemo io che ho ascoltato loro C1, C2, C sto cazzo. Vabbè, ok, questa è messa così. Non si può sbagliare. Che poi tutto è incastro, eh. Si vede bene comunque, no? Allora. Un saluto veloce. Luke74 Channel. Aurora
il link di Luke 74 Channel, anzi lo faccio io. Allora, andiamo qua. Luke, vabbè che, cioè le persone che mi seguono sono tutti iscritti a Luke, però siccome lui è meno iscritto di me, c'è grande probabilità che queste persone che molto guardano non hanno il suo canale. Eccolo qua. Poi, ciao Luke 74, Riccardo lo saluta, Alberto lo saluta, Metter Disc insieme all'alimentatore si incastrano l'uno con l'altro se non ricordo male, minchia. Luke che saluta tutti, non dimentichi il mio ricordo di Tevio, grande Tevio. È bello il cacciavite elettrico. Il cacciavite elettrico. Quando è video sul pet? No, sembrerebbe che... No, vada, questo qua è stato il primo coso che si è tolto. Quando... la prima cosa che è caduta quando ho aperto. Quindi... andiamo a scoprire insieme che cosa ho sbagliato, perché secondo me qualcosa l'ho sbagliata come... Ma... questo va così. Infatti, cioè perché non entra? Allora, vediamo un po'. Qua non ho sbagliato niente. E questo dove va? Per forza devo mettere sta cosa qua. No. Non per forza devo mettere sta cosa. Aspettate. Questo va qua. No. Dove va sta cosa qua? Scusa, perché la devo mettere? Non serve. Non serve. Dove va sta cosa? Ma non serve sta cosa qua, dove va? Non serve sta cosa qua. Che cazzo la metto a fare? Ma quella di prima. Allora, alla faccia delle due console una sera, sei un fenomeno, eh. Grazie, un po' di tempo. Ma perché quel cacciavite che è Giuseppe elettrico? Perché è elettrico? Perché c'è la batteria. Quel supporto serve per montare le viti verdi. Ma quella di prima è andata. Non serve, sto morendo da ridere. Non serve, tanto. Ah, le viti verdi hai detto? Allora faccio così. No. Allora, se questo va così. Ok. Serve per montare le viti verdi. Allora una. Aspetta, qua ho un suggerimento però. C'è questo qua. Non lo so, guarda. Che cazzo ne so dove va? Ah, ecco qua va. Ecco qua. Trovato. Sì, perché poi qui si dentini qua. Questi, c'è il taglio qua, uno qua e uno qua, quindi va così, semplicemente così. Guardavo nel posto sbagliato, infatti no, per me lì non andava. A posto. Allora, Luke74 Channel, ciao, ti ho mandato una richiesta di amicizia su Discord e anche su Facebook. Sono un tuo iscritto da molto tempo, è prima live che vedo. Sei simpatico, hai fatto benissimo a spiegare, a piegare l'X-Pump e mettere il pad. Ma non mi hai detto tu? Voglio dire, spero che solo hai tolto la plastichina al pad. Ma la plastichina al pad mi hanno detto che non va tolta, che andava messa così. Perché anche se io voglio togliere questa plastichina qua, no? Cioè guarda, vedi? Non si può. E quindi ho detto usala. Perché anche secondo me. Però vabbè, oh. Faccio qua come quando non l'ho messa. Però allora ho il vecchio, il pad termico. Perché qua, vedi? Cioè cosa devo fare? Così? Faccio così.
Faccio così. Pad termico è nuovo, lo uso così a sto punto. Faccio prima a comprarli, dai. O vedere qualche tutorial per capire come funziona. Con la pinzetta, ho provato di tutto prima. E vabbè, dai. Niente. Li vado a comprare i pad termici. Ma io non li cacciavo proprio quelli là, facevo prima. Non ho lasciato niente, no? Allora, aspettate un attimo. Allora, quelle viti vanno sotto. Ok, quelle sono le verdi. E abbiamo capito. Ok. Ok, allora. No, no, c'è qualcosa che non quadra. Ah, devo mettere quello, lì vanno le viti, ok. Quindi, allora, vediamo. Ah, eccole quelle che mancano, queste sono, eccole qua. Dicevo, io c'ho delle viti particolari in più, e sono queste qua. A1, A2, A3 e A4. 1. E le avvito piano piano, infatti mo questa qua la svito un attimo. Questa qua la svito un attimo. E della piegatura. Però. Ok, adesso monto quelle lì che tengono i sostegni. Intanto questo qua lo posso anche mettere adesso. Sì, ma a volte quando le viti non entrano bene, ma basta smollare un po'. Poi vabbè, ovviamente voi l'avete fatto prima di me. Allora, questo è andato. Allora, vediamo un po', ok. Ok. Controllatina con questo, giusto così. Allora i supporti, quelle viti là che dicono loro che sono questi. Sì, ma questi già, ah ok, perché il DVD li ho messi e qua no. Sì, ma questi vanno. Qui problemi non ce ne sono, te lo dico io. C4, vedi? Poi c'era C3, che C3 non me lo prende perché? Non so perché C3 non me lo prende. C5. Ah, forse, perché forse stava troppo basso il coso. Sì, l'hard disk stava troppo sotto perché forza gravitazionale che se ne scendeva giù. Ok, e mo il C3 che prima lo prendevo lo prende. Sì, eccolo qua, sarà nascosto il fretto più basso, infatti ancora
si è abbassato, devo avere l'aiuto con la mano. Ah no, se l'è preso, va. Se lo solleva. Ok, e ci siamo. Le viti le ho messe tutte. Prima di mettere questo qua. Così. Ok. Dovrebbe. Ok. Va benissimo. Ok. In Puglia non ho un medio altro. Ok. Vado tra di loro. Allora, uno. 2, 3, 4, perché lì non va la vite, è vero, c'è un buco così, ma lì non va la vite, che scemo che sono. Ok, lì non andava la vite, non c'era neanche la scritta. Cazzo, non mettere una vita dove manca la scritta, perché è abituato a fare 1, 2, 3, 4. Infatti, apposta, eccola qua l'altra. Dovevamo questa. Qua. A posto. Minchia, quanto è dura. Allora, anche qui, ma sì, funzionava già prima questa. Informazioni di servizio. Chat, ti servirà nel gruppo principale. Parlavano in live. Buonasera. Informazione di servizio, di moderazione. Chat disabilitato sul gruppo principale. Parlavano in live. Ciao Ale. Ma io l'avevo disabilitata la chat. Qualcuno l'avrà toccata. Vediamo. Allora. Vediamo che è stato. Gestisci gruppo, permessi, azioni recenti, TV ha impostato modale altri 60 minuti, TV ha disattivato modale Pietro, TV è stato, va bene, fatto bene Alessandro, sì perché come si chiama, Paolo Chiavetto lo disabilita la live e fa bene. Giusto così, Ah, comunque, buonasera Alessandro. Finita la live, giustamente. Sta tentando di aprire un lettore della PS4? Sì, già fatto. Lo vedi all'inizio del video. Devo prendere la... come si chiama? Ce l'ho qui l'inserto da mettere qua. Chissà dove cazzo è andato a finire. Ok, allora. Questo non ce la fa, gira il motorino alla fine. Riccardo Bello, un pappagallo della famiglia, del caduto, giusto? Ma quanti anni ha l'Xbox 5? Boh, andrei a vedere su Wikipedia. Oppure, boh, non lo so. Non avevi messo modalità lenta. Avevo messo a ogni ora. Io non ho modificato nulla. Come è stata tua figlia? Tutto bene. No, no, Aurora non ha toccato, non parliamo di Telegram. Ok.
274 ogni volta che entra su qualche chat. Ma quando lo fa il pet? Quando lo ripari il pet? Alla fine il pet si ripara da solo. Quello lavora il tempo che si organizza. Allora, fammi controllare. Ok, questo qua è saltato via, quindi lo tolgo. No, questo l'ho messo prima qua, così c'è l'invito. Ma che cazzo? Eccola qua. Fine. E già che mi rubo pure l'HDMI momentaneamente. Perfetto. Vabbè, questa qua sicuramente andrebbe provata, giocata, per vedere se si riscalda. Io che cazzo posso fare? Cioè, manco il joystick non sta né in una scatola né nell'altra. Però l'importante è che ho cambiato intanto la pasta termica. E ovviamente che si accende. Allora, prima ho usato una salvietta e ancora mezza bagnata. No, non è bagnata, facciamo così. Guarda che non si vede. C'è 2.1 là dall'HDMI. Cos'è che ho sbagliato? Niente. No, è accesa. È accesa perché mi ha fatto... Allora, tengo premuto il pulsante, magari fa un reset della risoluzione, magari. Possibile? Quindi? Ma vaffanculo, sono due. Non ho visto che sono due, che cazzo sono? Io ho visto un HDMI, l'ho collegato. Perché si brucia? No, impossibile. È scritto occhio. Ah, ok, è andata. Sì, giusto. Io come sveglio? Chi era che l'ha scritto? Penso Giuseppe, che siamo come me. Voglio dire. Esagerato, metti anche l'album Magic. È tutta sporcata qua sopra. Simo, metà del lavoro te l'ho fatto io, infatti. Ah, ecco, Gladio Rosso. E vedi che parla un martello, poi prende pure e funziona. Non so perché rimane la schermata così, comunque. Ok, è andata.
le mani di merda che c'ho poi. Questa console è progettata per spegnere automaticamente se protegge dalla ventilazione insufficiente. Come altri dispositivi elettronici, la console ha la ventilazione appropriata per evitare il video arresto. Non bloccare le aperture di ventilazione console di ventilazione, non collegare la console di ventilazione a uno spazio ristretto. E continua, vabbè, continua come? Aspettate un attimo, ma scusate, ma se io metto questo, no? Questo joystick qua dell'Xbox 360. Magari funziona. No, devo sistemare questi cassetti, c'è troppa merda. Vediamo cosa fa questo. Metti il disco, non ce n'ho dischi. No, funziona questo. Dai, però lo potevi prendere, puttana. Aspetta, sta lampeggiando più veloce? Forse devo premere il pulsante che è nascosto dietro al coso, ma in teoria è USB. No, non lo prende. Però ho un'idea. Guardate, guardate come la frego l'Xbox. Guardate. Faccio vedere come la frego l'Xbox. Allora, prendo questo, connetto il mouse. È quello che sto facendo. Alessandro, ci siamo letti nel pensiero. Che poi sembro che non sono intelligente, ma alla fine lo siamo tutti. Ma adesso è silenziosa. Aspetta un po' che carichi. Ci vuole il pad, connettimo a sta tastiera. Dobbiamo manovrare un attimo il computer, mo. Annulla. No, perché non va? Per forza internet vuole, e lo colleghiamo internet. Rimasta pure la sburracchiata là sopra lo schermo con la salvietta prima. Vabbè, connessione, ma mi chiede la password almeno, o ti connetti hackerando il modem? Mi hacker il modem? Mi hacker il modem. Riparazione, più che altro l'ho smontata, grande teardown dovevi dire. Connessione a rete wireless, ma perché non mi chiedi la password? Dico io, tu chiedi, ma io te la do, non ti preoccupare, non mi prendere in giro. Anzi, questa non gli fa partire preso il disco rigido, che vabbè, è la pasta tempica, c'è da cambiare, perché mi ha detto fa un rumore della madonna quando si surriscalda mentre gira troppo veloce. Ho detto vabbè, prendiamo la pasta tempica, scegli una connessione. Vabbè, però io prima no.
faccio troppo veloce. Faccio troppo veloce, capito? Me l'ha chiesta per un momento la password. Esc. Io chiamo esc. Perché tu devi fare altre F4, vediamo. Dai, però non puoi prendermi per il culo così, dai. Ah, guardate cosa c'è. Ah no, questo qua è quello della. Della PlayStation 5. Dai, mannaggia, dai. Dai, dai, Giuseppe, dai, buonanotte, tanto ho finito, mi chiudo pure io. Che sono le 23 che devo andare, basta, dai, tanto ce ne... Dai, però non è possibile, si deve bloccare, cioè... Ma com'è lento sta Xbox? Connetti la rete. Configura la rete. Niente, ci vuole il joystick, secondo me, buonanotte. Niente, dai, va benissimo così, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao. Vabbè porco dai. Ciao. Via. Via. Buonanotte a tutti. Grazie per la compagnia. E abbiamo visto qualcosa di bello, dai. Almeno chi ha assistito la live sa come si smonta una PS4 Slim e come si infila soprattutto una cazzo di USB. Ok. Fra... Basta fare uno scemo. Ciao. Cazzo si fa qua? Ah, eccolo qua. Che cosa sta?